professore, professore. Buonasera a tutti, questo evento è stato creato dalla Proloco perché era una cosa bella avere qua di nuovo il professor Corrado Malanga. Grazie. Io vi ringrazio a tutti e ascoltiamolo e che sarà tanto soddisfazione. Grazie. Grazie. Allora, dunque, stasera l'argomento, vedete sul titolo è questo qui, Ettore Majorana, La pista aliena. È un titolo un po' strano che potrebbe far pensare che si parlerà di alieni. Non è proprio così, anche se un po' forse è così. Si è parlato molto di Ettore Majorana. Io mi sono trovato a interessarmi di Majorana per problemi completamente diversi. A me Majorana non interessava quello che era successo, che faceva, eccetera. Però vedremo perché poi mi sono interessato di questa cosa, perché verrà fuori dal discorso che faremo. E quello che cerco di fare, che ho cercato di fare, è di mettere insieme una serie di miei punti di vista sulla vicenda di cui si è parlato moltissimo e si sta ancora continuando a parlare, perché la scomparsa di questo signore è ancora piena di cose misteriose e soprattutto è rivenuta alla ribalta negli ultimi anni questa cosa che ci dovrebbe essere una macchina che è stata costruita da Majorana. Majorana non era morto, vedremo poi come e perché, e questa macchina fa delle cose meravigliose per cui è il grande scienziato è sopra e sotto, eccetera eccetera. Allora, io me ne sono occupato per qualcosa che vi dirò fra un attimo, perché sennò, come vi ho detto, non avevo nessun motivo di toccare questo argomento. Facciamo un breve excursus storico per capire come si inquadra la problematica. La tappa della vita conosciuta. Ecco. Allora, Majorana nasce il 5 agosto del 1906. Tenete presente questa data perché è tanto tempo fa. E nel 1923 consegue la maturità classica a Roma. Nel 27 Emilio Segre, che è un grande fisico, lui è a quartano di ingegneria, convince Majorana a cambiare facoltà. E aveva visto che questo era un ragazzo che insomma sapeva la fisica, sapeva la matematica, sapeva, e poi ragionava in un modo molto molto particolare. Per cui sotto Enrico Fermi era un fisico che poi ha vinto il premio Nobel e soprattutto aveva vinto da pochissimo tempo una cattedra di fisica. Nella commissione che aveva portato Enrico Fermi in cattedra c'era Quirino Majorana, che era lo zio di Ettore e che a sua volta era già professore cattedratico di fisica. Chissà, forse un po' di nepotismo, forse Enrico Fermi avrà pensato di doversi sdebitare con Quirino Majorana e ha cercato di prendere il suo nipote e fargli fare carriera. Non lo so, sa, io vengo dall'università dove i concorsi sono tutti truccati e non credo che allora non fosse così. La differenza sostanziale è che allora la gente che vinceva i concorsi, anche se truccati, sapeva, in questo caso la fisica. Oggi chi vince i concorsi non sa più un cazzo, però il resto è uguale, è rimasto uguale. Nel 1929 si laurea in fisica, quindi una carriera fulminante. Nel 1933 studia in Germania per 6 mesi, appena, sapete, i giovani laureati vengono anche oggi spinti a andare all'estero per fare un po' di studi, però allora lui in Germania conosce Heisenberg, va a Copenaghen, conosce Niels Bohr, cioè i più grandi fisici che si rendono subito conto, da quanto si racconta, che lui era un fisico con le palle, cioè aveva delle idee interessanti, non perfettamente in linea con quelle che erano le idee di Max Planck,
altro premio Nobel per la fisica, ma lo stesso Max Planck ebbe a dire più volte che questo tizio, insomma, ci si poteva discutere perché erano cose molto interessanti le cose che lui stava dicendo. Nel 34, dal 34 al 37, si chiude in casa, cioè lui si è laureato, si chiude in casa, non risponde alle lettere, sostanzialmente scrive sulle buste che gli arrivano, morto, quindi respinta al mittente la posta per morte del destinatario. Pensate che caratterino aveva questo signore. E i suoi biografi dicono che lui non si curava molto del suo aspetto fisico, si era fatto crescere la barba, insomma non si lavava poco. E qui la realtà dei fatti è questa. Amaldi è uno dei fisici più importanti del gruppo di via Parisperna, che poi con le sue testimonianze ci aiuterà a capire chi era Majorana. Io ci ho studiato sul libro d'Amaldi. Amaldi, bravissimo fisico, pessimo insegnante, pessimo scrittore di libri, sul suo libro non ci si capiva un cazzo. Segre, grandissimo altro fisico, sempre via Panisperna, da cui nascerà poi la storia del premio Nobel per la fisica, sono tutte le persone che oggi raccontano, così come il professor Rasetti, della storia di Ettore. Quello che succede però nel 39 è che Fermi lo convince a Ettore a fare un concorso. Lui si era chiuso in casa, non aveva voglia di fare niente, non aveva voglia di mostrare quelle che erano le sue capacità di fisico. E in questo contesto Fermi invece lo voleva spronare a fare carriera nell'università, quindi gli propone di partecipare a un concorso di fisica in Sicilia. Ovviamente lo perde. Perché? Ma perché in Sicilia c'è la mafia. Oggi come ieri, se te non sei mafioso, un concorso non lo vinci, anche se sei Majorana. Porca puttana, allora Fermi, che ci teneva tanto a che, insomma, questo ragazzo facesse carriera, chiede al professor Carrelli, che era un grandissimo fisico, che allora teneva l'Istituto di Napoli di Fisica, dell'Università di Napoli, di prendere con sé Ettore, facendogli vincere un concorso per meriti speciali. Da qui si capisce come una volta era l'università, no? Oggi c'è bisogno di tutti i concorsi truccati. Allora no, bastava che uno dicesse: io voglio te vieni con me, da oggi sei professore. E te eri professore. Chiaramente poi la gente ha un po' esagerato con questo tipo di promozione sul campo e sostanzialmente sono venute delle regole. Le regole che però erano fatte dai senatori che erano professori universitari e dai deputati che erano professori universitari, che dovevano far passare i loro figli all'università, e quindi queste regole hanno fatto altro che aumentare il numero di concorsi truccati. Per cui a un certo punto ci siamo trovati l'università italiana piena di persone che non sapevano un cazzo. Ma allora era diverso, perché se vincevi un concorso pilotato, e più pilotato di questo, te da oggi sei professore, più pilotato di così, non vuol dire che Majorana non sapesse la fisica, perché la differenza era questa, che allora te eri promosso sul campo perché sapevi qualcosa, non è come oggi. Il 25 marzo però del 1938 Majorana prende una nave da Napoli a Palermo, questa è storia, la sanno tutti, per prendersi un periodo di riposo su consiglio di molte persone che gli stavano d'intorno. Manda però una lettera a Carrelli, che era il suo direttore d'istituto, e in questa lettera c'è scritto: caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Carrelli si era un po' sputtanato, cioè aveva detto: io voglio questo qui che lavori con me, quindi dopo qualche tempo, brevissimo tempo, Majorana dice: sì, io ti ho deluso perché io me ne vado, non ho più voglia di fare questo lavoro, per cui te ti sei sputtanato con i tuoi colleghi di tutta Italia. Aggiunge: anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi, pochissimo tempo in realtà. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho
imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo istituto, particolarmente a Sciuti, che era un collega, dei quali tutti conserverò un carissimo ricordo, almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo. Frase che non abbiamo la possibilità di interpretare. Perché ai familiari invece scrive: ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Cioè, sembra che si voglia ammazzare, no? Uno che dice così. Se volete, inchinatevi all'uso e portatelo pure per 3 giorni, ma insomma non vi rompete le palle con questa cosa, perché non serve. Dopo ricordatemi se potete nei vostri cuori e perdonatemi. Uno che scrive così, te pensi, vai, si vuole suicidare. Un giorno dopo però ci ripensa e riscrive a Carrelli prima un telegramma e poi una lettera. Scrive il telegramma perché ha paura che la lettera arrivi in ritardo, quindi gli manda subito il telegramma, che dice che sta tornando ad Napoli e che il mare lo ha rifiutato. Vedremo poi dopo che possiamo reinterpretare questa frase almeno dal mio punto di vista. Io non sono il detentore della realtà, della verità. Io vi dico come interpreto le cose dal mio punto di vista, con la mia chiave di lettura, che non è detto che sia quella vera. Però aggiunge che rinuncerà all'insegnamento e che sta rientrando a Napoli, e va bene. Ora, non si sa se Mario Rana sia in realtà rientrato a Napoli, anche se ha comprato il biglietto, e questo si sa, il biglietto del traghetto. Qualcuno suppone che egli sia andato a trovare Carrelli a una testimonianza di un professore di fisica, il quale lo avrebbe ospitato in una sua casa in Calabria per almeno un paio di settimane. Se così fosse, Carrelli sarebbe un po' complice in questo momento della sparizione di Ettore. Nel gennaio del 1938 Majorana aveva ritirato i suoi soldi, 5 mesi di stipendio. Allora non andavi alla Banca d'Italia oppure te lo facevi depositare in banca, te lo dava direttamente la segretaria dei Carrelli i soldi. Lui non aveva mai ritirato i soldi dello stipendio, non gli serviva, non ne aveva bisogno, la famiglia era benestante. Soprattutto però scompare anche il suo passaporto, e qualcuno ha pensato: ma se uno si vuole suicidare, perché si porta il passaporto? Dio non ne ha bisogno del passaporto. Ecco, questa signora anziana, che si chiama Gilda Gennamo, in realtà era conosciuta da Ettore Majorana come la signorina senatore. La signorina senatore era una delle sue 5-7 studenti, non aveva tanti studenti, ed la maggioranza erano femmine, tra parentesi, se non ricordo male. E questa è una testimonianza importante di questa signora, perché questa signora era studentessa di Ettore, e quando Ettore scompare dall'istituto, l'ultima volta vede questa signora e gli dà dei fogli, gli dà una cartellina con dentro dei fogli. Gli dice: senta signorina, tenga questa cosa, io poi semmai gliela richiederò in futuro, qualcosa del genere. Si gira e se ne va. La signorina senatore, un po', sai, c'è il professore che ti manda questa, ti chiede questa cosa, cioè, sta zitta, non sa cosa fare. La testimone dice che Majorana non era proprio un professore affabile, cioè era uno che stava con gli studenti, aveva delle difficoltà di comunicazione, soprattutto con l'aspetto femminile, quindi era molto timido, se vogliamo dirla così. E però quello che succede è che la signorina senatore si innamora del suo professore, il professor Gennamo, che era allievo e poi diventerà uno dei bracci destri del professor Carrelli, che era il capo di quell'istituto. E quando la signorina senatore diventa moglie di Gennamo, dice al suo marito, che era il suo professore: guarda che io ho questi fogli che mi ha dato Majorana prima di sparire. E Gennamo, chiaramente, che era sicuramente l'allievo del suo professore, corre da Carrelli con la coda così e gli consegna i fogli.
Mi immagino che ci siano questi atti di reverenza, perché io ho visto queste cose nel mio dipartimento, magari non era vero, non è vero, però io un po' la vedo così, cioè sì, padrone, ubbidisco, perché funzionava così allora e funziona così anche oggi, se no te non fai carriera. Su questo non c'è il minimo dubbio. Cosa succede di questi fogli? Cosa c'era scritto in questi fogli? Nessuno lo sa, storicamente. Pensate che il professor Carrelli sarà uno dei promotori, con il professor Rasetti, di cui abbiamo visto prima un'immagine, della ricostruzione di tutti gli appunti, il recupero di tutti gli appunti che il buon Majorana aveva utilizzato per l'insegnamento dei diversi mesi che aveva fatto il suo corso. Appunti che sono stati poi pubblicati e che si possono trovare anche sulla rete, PDF, eccetera, eccetera. Bene, gli appunti delle lezioni sono state pubblicate. La cartellina con dentro la roba di Majorana, consegnata alla signorina Cennamo, scompare perché il professor Carrelli la perde. Lo so, a noi ci viene da ride. Perché com'è possibile questo? Scopriremo forse che non è andata così. E questo è il professor Occhialini. Il professor Occhialini era andato, un altro professore che stava a Trieste, un fisico importante di allora, era andato in Sud America a fare un convegno, era tornato, il traghetto l'aveva sbarcato a Napoli, lui prima di riprendere il traghetto, la nave alla sera per andare a Trieste, corre a Napoli perché voleva trovare il professor Carrelli, perché voleva incontrare Majorana, di cui si parlava ormai in tutto il mondo come un fisico eccellente che aveva delle idee incredibili e insomma Occhialini era, come tutti del resto in una situazione del genere, curioso di vedere chi era Majorana. Mentre Occhialini sale sulle scale dell'istituto, Carrelli e Majorana scendono perché vanno a mangiare, stanno andando a mangiare. E lì c'è un piccolo colloquio, per cui Occhialini parla con Majorana, che gli viene presentato da Carrelli, parlano pochissimo, Carrelli si allontana e Majorana dice: guarda, hai fatto bene a venirmi a trovare oggi, perché se venivi fra una settimana non mi trovavi più. Come per dire, ho l'intenzione di fare qualcosa che non di irripetibile, perché una volta che uno si ammazza, dopo non è che può ripetere il gesto, irripetibile in quel senso. E Occhialini gli dice: anch'io una volta ho pensato di fare questo. E Majorana risponde con una glaciazione tremenda: c'è chi lo pensa e c'è chi lo fa. Dopodiché si salutano con Occhialini, Occhialini rimane anche un po' stravolto da questa cosa, e si lasciano. Questa cosa fa capire ancora di più che Majorana aveva forse proprio l'idea di fare un atto di quel tipo. Recami, il professor Recami qui giovane, in realtà poi anche questa è una foto che è stata presa da una vecchia trasmissione televisiva, ora è un pochino più anziano, però Recami ha la caratteristica, il ruolo di essere il biografo ufficiale di tutta la vita di Majorana, biografo ufficiale riconosciuto dalla famiglia Majorana e dalla comunità scientifica dei fisici. Quindi quello che lui ha recuperato come storia di Majorana ha una sua credibilità. Però a questo punto della storia, Ettore Majorana, forse, quindi dopo un breve periodo nascosto in Calabria, forse in un convento, questo non lo sa nessuno, scompare dall'Italia. Non se ne sa più nulla, però c'è un piccolo problema. Scompare dall'Italia, ma compare in America Latina. Vediamo come e perché. E compare in Argentina. Allora, ci sono dei dati, che sono questi. Dati. Allora, Majorana sembra che viva a Buenos Aires, dove se ne hanno testimonianze certe fino al 1950. In quella città frequenta il salotto delle sorelle Manzoni, quelle parenti di quello dei Promessi Sposi. Dupalle a studiare, però vabbè.
parenti dello scrittore, dove molti italiani benestanti si ritrovano. In realtà una delle due sorelle Manzoni si ricorda bene tutto, l'altra sorella Manzoni, a onor del vero, dice che di questo Majorana non ne ha mai sentito parlare, però questa seconda sorella abitava in un'altra città che non era Buenos Aires. In quel periodo Majorana frequentava un tale Carlo Venturi. Carlo Venturi è il marito di una ereditiera, figlia di un ricco argentino, che è un palazzinaro sostanzialmente, che poi sarà anche quello che costruirà l'Hotel Continental, uno dei principali alberghi più famosi allora di Buenos Aires. In quell'albergo lo stesso Majorana verrà visto più volte e verrà riconosciuto più volte da un cameriere, perché ha l'abitudine di scrivere su dei fogliettini di carta, dei tovaglioni di carta, delle formule matematiche. Tanto è vero che quando un altro fisico andrà nello stesso albergo qualche anno dopo, invitato a un congresso di fisica a Buenos Aires, il cameriere che lo vede scrivere sui foglietti di carta gli dirà: ce n'era un altro qui che scriveva sui foglietti di carta, era un tizio, un fisico che si chiamava Majorana. Ma come, Majorana non era morto? Ecco, ci sono, questo è l'albergo di cui stiamo parlando, ci sono quindi informazioni fisiche, vere, reali, che Majorana poteva essere da quelle parti. In realtà nel salotto della Manzoni viene frequentato anche dal poeta Miguel Asturias, che è un premio Nobel per la letteratura, e la moglie, in visita in Italia, vedete, parlando con il professor Recami, che è colui che farà la bibliografia di Ettore, Anna biografia di Ettore, parlerà e dirà al professor Recami, che incontra a Napoli: noi tutti in Argentina sapevamo che Ettore era vivo, era lì e faceva tutte le sue cose. L'amico di Ettore, Carlo Venturi, nel frattempo si è divorziato dalla moglie. E con lui, probabilmente, Ettore Majorana scappa dall'Argentina, perché in quel momento nell'Argentina c'è stato un colpo di Stato che destituirà Perón. Lo ritroviamo quindi in Venezuela. Cosa sappiamo del Venezuela? Sappiamo che Majorana ci arriva probabilmente in aereo. Perché? Perché Carlo Venturi, il suo amico, è andato in aereo e si scopre che c'è un biglietto d'aereo che risale a quel tempo di Carlo Venturi. Majorana però col suo nome non compare, e non compare neanche con il nome con cui comparirà nei prossimi momenti. Lui, da questo momento in poi, se è lui, si fa chiamare Bini, il signor Bini. In Venezuela Majorana si fa chiamare Bini, e questo è vero. Solo Venturi sa che in realtà egli è Ettore Majorana, e Venturi racconta questa storia ad alcuni suoi amici. Ettore, in Venezuela, si fa vedere in alcuni punti della città di Valencia venezuelana, e in questi si riconosce e si possono riconoscere tutti i suoi spostamenti, perché c'ha una macchina della Madonna, cioè una Studebaker gialla. Cioè, uno che si vuole nascondere una macchina del genere non ce l'avrebbe. Majorana ha preso la patente da giovane, e Majorana ha fatto un incidente stradale che porterà sulla gamba destra, mi sembra, una cicatrice grossa. No, sulla gamba sinistra e sulla mano destra una cicatrice grossa. Tenete presente questo fatto, perché forse questo ci tornerà comodo. Quindi tutti i componenti, tutti coloro che sapevano che Majorana c'era, lo sapevano perché vedevano la Studebaker gialla. Benissimo. Allora, qui questa è praticamente l'unica foto di Bini che verrà poi utilizzata per le perizie, ed è con il signor Fasani. Il signor Fasani è un amico di Venturi, e Venturi ha detto a Fasani: guarda che quello non è il signor Bini, quello è un fisico della Madonna che in Italia è scomparso dall'Italia. E Fasani, che diventa amico di Bini, vuole farsi fare una fotografia con lui, però Bini non vuole farsi fotografare. Come si fa a convincere Bini di farsi una fotografia con Fasani? A un certo punto Bini gli chiede dei soldi a Fasani,
ha bisogno di un prestito e Fasani si fa fare una, ti dice ti do dei soldi, te li do, però facciamoci una fotografia insieme. E questa fotografia è davanti a una banca italo-argentina, che era una delle poche banche che allora riusciva a trattare soldi con l'Italia. Quindi chi voleva prendere soldi che venivano dall'Italia doveva andare a questo banco, che oggi non c'è più perché si è trasferito da un'altra parte. Allora, chi è quel signore che è stato fotografato? Riguardalo. Quel signore lì c'ha 50 anni, ma ne dimostra almeno 60, è anzianotto, no? Dovrebbe essere il giovane Ettore Majorana che noi abbiamo visto nelle foto che sono un po' pubblicate su internet, però è anziano parecchio. Sarà veramente lui? Allora, ecco che il RIS di Roma stabilirà scientificamente una correlazione genetica tra Ettore, che ha 50 anni, ma ne dimostra parecchi di più, ecco, e suo padre. E su questa base i carabinieri chiudono definitivamente il fascicolo. Ettore Majorana non è morto, ma è scappato in America del Sud. Questo accade il 4 febbraio del 2012. Questa è la situazione ufficiale. A tutt'oggi la situazione ufficiale è questa. Si sa perfettamente cosa ha fatto Majorana perché ci sono queste prove scientifiche dei carabinieri, prove scientifiche che sono state molto contestate da qualcuno che dice che i carabinieri hanno voluto depistare, non si saprebbe bene perché, comunque dicono così, depistare la cosa perché Majorana in realtà in Argentina non c'è mai stato. C'è un piccolo problema, allora guardate, questo è il nostro Majorana da vecchio. Proviamo a vedere come assomiglia in qualche modo al come si dice, al giovane al giovane Majorana. Il giovane Majorana, se te metti una foto, vediamo se riesco a farglielo vedere, se no non ha importanza. Metti sopra la fotografia di Ettore, giovane, vedrai che questa fotografia è praticamente simile. Vediamo se te lo faccio vedere in un altro modo. Vediamo, aspetta, abbi fede. Vediamo così. Vediamo se ci riesco, Ecco, vedi, questo è il giovane Majorana. Noi abbiamo messo sopra il giovane Majorana con il vecchio Majorana, quindi abbiamo fatto la sovrapposizione delle due immagini. Certo ci assomiglia, sembra proprio che al di là della vecchiaia delle due foto, non abbiamo quindi fatto come ha fatto il RIS di Roma, che abbiamo messo la foto del babbo e la foto del figlio insieme, che avevano la stessa età quando sono stati paragonati. Abbiamo messo la foto del figlio con la foto del padre quando uno era giovane, cioè la foto del figlio e la foto sempre di lui con un'età diversa. In questo contesto noi ci rendiamo conto che questo non lo poteva fare il RIS di Roma, perché allora non c'erano tutti questi trucchetti che possiamo fare oggi con gli iPad, con le cose, eccetera, eccetera. Quindi, giustamente, come dire, ci dobbiamo accontentare di quello che ci dicevano allora. Ora abbiamo dei mezzi migliori. Ci assomiglia, sarà vero? Sarà dunque il signor Bini il vero Majorana? Le testimonianze sulla presenza di Bini, chiamato Majorana, in Venezuela, sono sostenute inoltre da un signore che si chiama Ciro Grasso, amico di Carlo Venturi e di Carlo Guzzi. Carlo Guzzi è quello che ha fatto la fotografia di fronte alla banca. Il fratello di Fasani in Italia, Fasani è quello che si è fatto fotografare con Bini, ha raccolto le testimonianze di Bini ed è in grado di mostrare una cartolina che suo fratello avrebbe trovato nel portabagagli della macchina di Bini Majorana, che, come dice il testimone, era piena di fogli, piena di formule di fisica, incomprensibili.
Questa cartolina riporta una conversazione tra Quirino Majorana, lo zio di Majorana, quello che aveva mandato in cattedra il nostro premio Nobel per la fisica, allora professore di fisica a Bologna, ed il fisico americano W.J. Conklin, con il quale Quirino Majorana aveva una fitta corrispondenza. Cosa cavolo c'entra trovare dentro la macchina di Bini una lettera di Quirino Majorana? Bisogna sapere che Ettore aveva aiutato Quirino ad elaborare alcune teorie molto importanti sulla gravitazione. Quirino Majorana era un fisico a livello internazionale ed è noto un effetto che è l'effetto Majorana, che non è l'effetto Majorana Ettore, è l'effetto Quirino, di cui parleremo fra un attimo. Questo è il fratello italiano di Fasani, il quale dirà, ma io poi, quando mio fratello è morto, mi ha lasciato in eredità delle cose che riguardavano Bini, e questa è, sono il recto verso della lettera che Quirino Majorana mandava al professore americano. Come mai la lettera di Quirino Majorana si trova nella macchina di Bini, che assomiglia stranamente a Majorana giovane, no? Cioè, è evidente che il RIS di Roma, davanti a tutte queste prove, non può che dire: Majorana è andato in Sud America, non è che se l'è inventata. Questa è una cosa che non può che far pensare che Majorana era veramente in Sud America. Majorana è molto interessato, Majorana giovane, a quello che Quirino sta facendo, perché Quirino sta facendo delle cose molto interessanti. Queste non sono diapositive mie, ma sono di un certo Ladicicco, per cui ci sono degli errori ortografici che non sono i miei. No, ve lo dico perché avere si scrive con l'H, mentre qui compare senza. Quirino Majorana, dice il signor Ladicicco, è sostanzialmente un fisico molto importante, professore di fisica sperimentale, prima presso il Politecnico di Torino e in seguito presso l'Università di Bologna. Ha compiuto importanti ricerche di fisica, soprattutto sul problema della gravitazione. Perché? Perché da un articolo vecchio che si trova sui giornali dell'epoca, un articolo scientifico, c'è l'esperimento Majorana. Cosa fa Quirino, di cui ci interessiamo perché dopo vedremo che Ettore ha preso spunto dalle ricerche di Quirino per farsi la sua macchina? Cosa fa Quirino? Quirino prende una palla di piombo, la immerge nel mercurio e scopre che questa palla di piombo nel mercurio pesa di meno. Pesa di meno, in realtà l'ho detta male, ma insomma, perché il mercurio sembra schermare la forza di gravità. Se il mercurio scherma la forza di gravità e quindi la palla di piombo pesa di meno, e le misure sono state fatte e pubblicate sui lavori scientifici dell'epoca, vuol dire una cosa fondamentale, che la forza di gravità non dipende dalla piegatura dello spazio-tempo. Quindi Einstein non ha ragione. Quirino Majorana era formalmente convinto che Einstein avesse toppato. È evidente che dire che Einstein ha toppato, in quel periodo dal punto di vista scientifico, vuol dire essere lapidato. E infatti nessuno si cura delle scoperte di Quirino. In realtà Quirino diceva, vedete lì, c'è una formula, la forza di gravità è uguale a G, che è una costante universale di cui nessuno sa il vero significato, moltiplicato la somma della massa della mela per la massa della Terra, diviso la distanza al quadrato tra la Terra e la mela, perché le mele, diceva Newton, cascano per terra perché sono attirate. Però lui, dalla Terra, dalla forza di gravità. Però Quirino ci mette un esponenziale, cioè E elevato, tutto questo elevato a una roba strana che è un coefficiente, in qualche modo, che Quirino Majorana calcola. Tutto lavorato. Guardate, questo Quirino Majorana forse non aveva detto una stupidaggine, perché 10-15 anni fa la NASA stabilisce che lo spazio-tempo non si piega.
Quindi stabilisce la NASA che se lo spazio-tempo non si piega, la teoria di Einstein è sbagliata. Non è che ci possiamo scrivere sopra, dire no, ma forse veramente l'interpretazione, no. Non si piega lo spazio-tempo, siccome la gravitazione dipende, secondo Einstein, dalla piegatura dello spazio-tempo, è una proprietà emergente, dicono i fisici, dalla piegatura dello spazio-tempo, fine, Einstein non c'ha ragione. Ma allora voglio dire che c'aveva ragione Quirino. Tanto è vero che in questo lavoro, che è un lavoro abbastanza recente, 2002, c'è scritto chiaramente una nuova interpretazione dell'effetto Quirino-Majorana. Tutti quelli che avevano dato contro l'effetto Majorana avevano fatto dei calcoli e avevano detto no, Quirino-Majorana si è sbagliato perché i conti non tornano. In questo lavoro si dimostra che chi era andato contro Quirino-Majorana aveva sbagliato i conti, cioè siamo sull'orlo riprendiamo in mano la storia di Quirino Majorana e vediamo se questa palla di piombo nel Mercurio in realtà non schermi veramente la gravità. La teoria nuova della gravità prevede che la gravità sia un effetto dell'entropia, cioè un effetto di una piegatura di uno schermo che è uno schermo olografico che in qualche modo descrive il mondo, l'universo. L'universo sarebbe un ologramma, secondo la fisica moderna un ologramma, quindi lo schermo su cui questo ologramma che noi viviamo si piega in qualche modo e la piegatura di questo schermo provocherebbe la gravità. La piegatura dello schermo è molto attinente alla formula di Quirino-Majorana e molto poco con quella del povero Einstein. Ma torniamo a cosa succede nel Venezuela. Siamo nel gennaio del 58, in Venezuela. Anche in quel periodo, sapete com'è fatta l'America Latina, no? Ospita centinaia di italiani che sono migrati in Sud America per il boom economico di quella nazione. Scoppia il colpo di Stato anche lì e Pérez Jiménez viene destituito. Juan Domingo Perón, che si era rifugiato lì, è costretto a riscappare da un'altra parte, in Repubblica Dominicana, dove credo ci rimarrà abbastanza poco, e tutti gli italiani che erano scappati dall'Argentina, che si erano rifugiati in Venezuela, sono costretti a riscappare da un'altra parte. Tra questi due italiani c'è anche Bini e Venturi. Bini e Venturi praticamente vengono accolti, probabilmente travestiti da cappuccini, da frati, nel convento a Valencia. Questo convento che si trova qui vicino alla Piazza Sucre, questo convento c'è un passaggio segreto che porta alla chiesa direttamente dei cappuccini. Le testimonianze raccolte da una troupe televisiva sembrano dimostrare che quel passaggio segreto era servito ai due vestiti da frati per uscire dal convento e uscire anche dal Venezuela, perché da quel momento in poi di Majorana non se ne sa più nulla in America Latina. Ma nella seconda, questo accadeva nei primi mesi del 58, subito dopo Majorana ricompare in Italia. Dove? E qui c'è la testimonianza di Rolando Pelizza. Rolando Pelizza nasce praticamente quando Majorana scompare dall'Italia. All'età di 20 anni egli è un imprenditore di una fabbrica di scarpe che ha avuto la commissione di produrre scarpe per i frati di alcuni conventi. Tra questi conventi c'era uno il cui nome Pelizza non dichiarerà mai, dove viene avvicinato da un signore che gli proporrà alcuni problemi di matematica. Non sappiamo quali, che Pelizza risolverà in pochi istanti guadagnandosi la fiducia di questo personaggio, che gli si rivelerà essere poi Ettore Majorana. Inciso, per quanto ne sappiamo noi, Pelizza è un industriale che fa scarpe, di matematica non ci capisce niente.
come mai Majorana, che ha questa matematica superiore in qualche modo, trova questo tizio, gli fa fare delle operazioni matematiche, lui le risolve e a quel punto si crea una joint venture tra il Majorana, che nascosto in un convento, e il Pelizza, che vende le scarpe al convento. La joint venture prevede che Ettore Majorana ha progettato una macchina che fa delle cose meravigliose, incredibili, eccezionali, e Pelizza, che ha i mezzi anche perché è un industriale, la potrebbe produrre. Pelizza si innamora di questo progetto e aiuterà Majorana, secondo la testimonianza di Pelizza, a fare questa cosa. E ci sono degli eventi storici che sono i seguenti. Pelizza costruisce ben 228 prototipi di macchine che costano circa oggi 45-50 mila euro l'una, e che gli verranno sempre sequestrate dagli americani. Ci ho messo un punto interrogativo, perché gli americani, che intende Pelizza nel suo racconto, perché è il racconto di Pelizza questo, sono sostanzialmente gli americani dei servizi segreti. Vedremo fra un attimo come arrivano. E Pelizza cercherà di far conoscere i suoi risultati ai politici e agli scienziati italiani, perché dessero un riscontro scientifico ed oggettivo alla fantastica macchina che Majorana, con la sua scienza nuova, avrebbe costruito. La macchina serve per fare un sacco di cose, salva il mondo. E tra le persone di spicco, ovviamente, che testano il Pelizza e la macchina, c'è per esempio Ezio Clementel, che è il direttore del CNEL, che oggi potremmo dire il direttore del CNR, cioè un personaggio estremamente importante. Ora non so se sarà un grande scienziato o meno, però perché? Perché i grandi scienziati sono quelli che non fanno mai carriera, quindi è sicuramente però una persona che ha un ruolo di riferimento nella scienza ufficiale di quel periodo. E poi anche dei politici, tra i politici c'è il ministro Mancini, che tutti quelli della mia età si riconoscono, si ricordano. Mancini è un fan sostanzialmente di Pelizza, e Mancini sarà probabilmente la persona che mette in comunicazione, in relazione Pelizza con i servizi segreti italiani. Già, con il SID in particolare, che ora per fortuna non c'è più. Purtroppo ci abbiamo altri servizi segreti, ma almeno di qualcuno ce ne siamo liberati. In realtà non ci siamo liberati dei servizi segreti, cioè gli hanno solo cambiato nome. Sostanzialmente si fa così quando qualcosa è scomodo, non lo chiami più Giuseppe, lo chiami Maria, ma è sempre Giuseppe. E di cui il colonnello Massimo Pugliese fa parte. Il colonnello Massimo Pugliese prende contatto con Pelizza, queste sono testimonianze di Pelizza, spero di non sbagliare, ci sta che io sbagli perché i dati sono tanti, non sbaglio perché voglio sbagliare, sbaglio perché ho sbagliato io magari a raccontare qualche evento storico, mi si perdonerà. Perché la macchina può essere brevettata. Allora, Pugliese propone a Pelizza di assumere un suo conoscente nella sua ditta. Ma solo dopo un paio di anni, ecco che Pelizza si accorge che questa persona che era stata assunta era in realtà un dipendente del SID, che lo controllava, tutto lì. Il Pelizza ha un rapporto con questi signori dei servizi segreti, un po' di, si perdoni la facezia, di amore e odio, cioè sa che ci sono, sa che gli servono, se ne vorrebbe liberare ma non può. Questa è stata la mia impressione, magari non è vero, Pelizza dirà al contrario, però è la mia impressione. Pelizza viene in contatto a questo punto con Francesco Cappiello. Francesco Cappiello è un noto esponente di rilievo della massoneria italiana, ovviamente introdotto dal colonnello Pugliese. Pelizza dà a Cappiello tutti i progetti della macchina, che Cappiello brevetterà a nome suo. Però le cose non sembrano andare così. Io conoscevo un mio amico che conosceva Pelizza, e Pelizza ha raccontato a questo mio amico, che poi ha raccontato a me, mio amico che si chiamava Roberto Livesu, che le cose non sono andate così. Quindi io ve lo dico come racconto, se vuoi, è esterno, no? Sembra che Cappiello abbia incontrato in una hall di un ristorante il Pelizza, e mentre Pelizza andava a fare pipì gli abbia rubato
i progetti dalla borsa. Noi non lo sappiamo che è così. Io vi dico quello che mi ha raccontato il mio amico che ha sentito, secondo la testimonianza di Pelizza, questo racconto in quest'altra versione dei fatti. Pelizza però non si importa, non gli importa niente di questo fatto, perché sa che la macchina senza di lui non funziona, che manca qualcosa che lui ha e che quindi tutti possono prendere i progetti che vogliono, tanto la macchina non funzionerà. Benissimo. Che cosa succede? Nel frattempo vengono avvisati i servizi segreti americani che esistono alcune prove di funzionamento della macchina. Così anche il governo belga è interessato al progetto, ma alla fine nessuno di questi progetti va in porto, perché cosa vogliono questi signori? Vogliono usare la macchina del Pelizza Majorana per farne una roba bellica, per fare il raggio della morte, per fare tutte queste cose, e Pelizza ha l'ordine, condiviso dallo stesso Pelizza, che Majorana gli ha detto: questa roba non deve essere usata per scopi bellici, no? Che problema c'è? E quindi questi persone che sono interessate alla macchina di Majorana invece sono interessate all'aspetto bellico, e quindi di questi progetti sostanzialmente non se ne fa di nulla. Franco Cappiello, guardiamo un attimo questo personaggio. È un noto esponente della massoneria, quindi amico di militari, di estrema destra e nonché editore di Acacia Edizioni. La Acacia Edizioni che ora è fallita. La Acacia è il fiore della massoneria. Vedete, prima di fallire, Acacia Edizioni rileva le riviste di ufologia dirette da Forgione, qualcuno di voi lo conoscerà, porta tutta la redazione a Milano, dopo due mesi licenzia tutti e affida la direzione al dottor Pinotti, che era il direttore del Centro Ufologico Nazionale. Ma che strano! Di lì a poco Acacia chiude i battenti. Cappiello ed il dottor Pecoraro, conosciuto sul web con il nome di Carpeoro, in questa operazione editoriale appaiono colleghi. Sì, ci ho scritto compagni di merende. Qui vedete un manifesto. In questo manifesto, che è un convegno della massoneria, ritroviamo il Centro Ufologico Nazionale, Roberto Pinotti, Cappiello e Pecoraro, alias Carpeoro. E questo convegno, presentato quindi dal presidente, dal direttore del Centro Ufologico Nazionale, in compagnia della massoneria italiana, è del 2009. Cosa gliene frega la massoneria italiana del problema ufologico? Vedrete che il problema ufologico la massoneria italiana ci entra proprio a gamba tesa. Vedete, qua c'è uno dei tanti libri di Pecoraro, che siamo nel 2017, nella prefazione e nei ringraziamenti ringrazia Franco Cappiello, siamo nel 2017. Di là c'è un manifestino che è il manifestino del Congresso Internazionale di Ufologia di San Marino, dove a metà della linea, lì ovviamente non si vede, ma ve lo dico io, non si vede perché io sono ciecato, magari voi lo vedete, c'è Carpeoro e Cappiello che sono relatori del Centro nel congresso di ufologia. Quindi Pinotti diventa relatore del convegno di massoneria e questi due, che sono noti massoni per loro dichiarazione, vanno in realtà a parlare a un congresso di ufologia. Cosa gliene fregherà alla massoneria dell'aspetto ufologico, cioè degli alieni? Questo si capirà fra un pochino. Questa è la fotocopia del brevetto che Franco Cappiello presenta nel 2009 della macchina di Majorana. Macchina che presenterà anche a un convegno di di Free Energy proprio nello stesso anno, e ci sono tutti i riferimenti che poi verranno aggiunti alla conferenza, al video, e quindi voi potete scaricare tutto lo slideshow come sempre e quindi andare a controllare tutto quello che dico, perché potrei dire delle puttanate. Allora, qui c'è qualcosa che non torna.
perché il brevetto contiene alcuni grossolani errori di fisica quantistica, io me lo sono studiato tutto, e dichiara di riuscire ad eliminare l'entanglement tra materia e antimateria che si formerebbe all'interno della macchina di Majorana. Purtroppo l'entanglement non si può eliminare a causa di una piccola sciocchezza, va contro il secondo principio della termodinamica. Chi ha scritto il brevetto, che credo che sia un professore di fisica di una università del nord, anche lui un pochino massoncello, di massoneria ne capisce tanto ma di fisica poca, ma probabilmente siccome i concorsi sono tutti truccati eccetera eccetera. E quindi c'è qualcosa che non torna in questa cosa qui. Chi ha scritto quindi questo brevetto non ha la più pallida idea di questa cosa. In altre parole, però, c'è da dire un altro aspetto della questione, che Majorana, se le cose fossero andate così, non sarebbe stato in grado di dare al Pellizza o a chi per lui delle informazioni su come funziona la macchina, perché le informazioni sarebbero state tradotte male sul brevetto. Sì, lo so, i brevetti sono fatti apposta per non capirci niente, sono fatti apposta per essere interpretati male, perché sennò che brevetti sarebbero? Però proprio la fisica portante di questo brevetto è veramente sbagliata, non funziona. Però c'è un altro piccolo problema. Sappiamo, sempre attraverso il mio amico che ha parlato col Pellizza, che al Pellizza viene proposta, prima che Cappiello nel 2009 facesse il suo brevetto, di cedere i diritti di quello che sarebbe stato il futuro brevetto per $500,000 ad opera di alcuni non identificati rumeni. Questa notizia è strana perché il 23 aprile dello stesso anno ho scoperto che viene depositato un libro a nome di un certo Kurkan Adrian, che si fa cambiare il nome e si fa chiamare Adrian Dumbravalasi, che scrive un libro, Teoria Generale Gravitationis Opus, cioè Teoria Generale dell'Antigravità, noi potremmo dire così. Ma che strano, in questo libro c'è praticamente il progetto di Majorana uguale. La stessa macchina, le stesse sfere che si muovono, poi vedremo come si muovono. Allora, perché io mi sono interessato tanto a sta macchina di Majorana? Ma che mi frega a me? Perché io stavo studiando il problema dei fotoni e degli antifotoni. Avevo scoperto che nella mia ipotesi di lavoro i fotoni e gli antifotoni si interconvertivano tra di loro. Cioè facevano le stesse cose che le particelle di Majorana, i neutrini di Majorana, lui aveva scritto nel suo nono lavoro, pubblicato dopo la sua morte, facevano. Cioè, i neutrini, come i fotoni, sono esattamente la loro stessa antiparticella. Quindi ci sono le particelle in fisica di Planck, particelle e antiparticelle, che sono due cose diverse, e poi ci sono le particelle di Majorana, dove la particella e l'antiparticella sono la stessa cosa. Perché sono la stessa cosa? Perché a me mi veniva fuori una cosa interessante, e cioè che il fotone e l'antifotone, che vedete qui in questo disegnino, sono esattamente uno l'immagine speculare dell'altro, si vede con i colori. Le sfere blu e gialla rappresentano l'asse del tempo, la sfera rossa e ciano rappresenta l'asse dell'energia, la sfera magenta e verde rappresenta l'asse dell'energia. Allora, l'asse dell'energia però nell'antifotone è verde magenta. Questo fa vedere che l'antifotone è il contrario da un punto di vista energetico del fotone. Fotone e antifotone che sono in rapida interconversione tra di loro. Quindi non sono la stessa cosa, ma sono in rapida interconversione tra di loro, talmente rapida che la fisica li ha scambiati per una cosa sola. Come avviene l'interconversione? Guardate, da una parte c'è il fotone, dall'altra parte c'è l'antifotone e in mezzo c'è uno specchio. Si accorcia l'asse nel mezzo, si accorcia, scompare e risale dall'altra parte. Cioè, fotone e antifotone. Quello che prima era il fotone è diventato l'antifotone e quello che sta dall'altra parte ha fatto l'inverso. Come i neutrini di Majorana. Perché?
E qui c'è la spiegazione di tutto questo, no? Ed è quello che vi ho detto, in questo semi-universo fatto di materia noi interagiamo solo con i fotoni e non con gli antifotoni, che ci appaiono solo quando, oscillando, acquistano la forma di fotone. Fra un attimo vi faccio vedere come. La nostra fisica vedrebbe solo i fotoni virtuali, cioè quella forma della coppia fotone-antifotoni senza asse dell'energia, cioè piatto. Allora sì che il fotone e l'antifotone sono la stessa cosa, perché c'è un piano di simmetria e non si possono più distinguere tra di loro. Noi quindi percepiamo solo il fotone, come una lampada, quando è accesa o quando è spenta, che noi percepiamo solamente, praticamente, io ora vi faccio vedere come, percepiamo solamente, eccolo qui, vediamo se riesco a farvelo vedere, ovviamente, ecco. Percepiamo solamente quando è accesa, accesa, spenta, accesa, spenta. Aumento la velocità, a un certo punto sembra sempre accesa. E perché non sempre spenta? Tanto rimane accesa quanto spenta. Perché noi vediamo il fotone perché emette luce. L'antifotone, per problemi di elicità, dicono i fisici, non interagisce con noi. Quindi noi, quella parte lì ci manca come stimolo e noi non lo vediamo, noi vediamo solo i fotoni in qualche modo. Allora, da questo punto di vista, come nasce il fotone e l'antifotone? Questo è importante perché Majorana poi la sua macchina la costruisce, secondo me, su queste cose qui. Il fotone e l'antifotone sono collegati insieme, nascono dal niente, dall'universo vuoto. Dal vuoto nasce una cosa e un'anticosa, non costa niente quindi la nascita dell'universo. Ecco, sono collegati tra di loro, si separano sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, poi uno dei due gira su se stesso, sul suo proprio asse, ed ecco che abbiamo creato la prima cosa importante di stasera, il neutrino di Majorana. Il neutrino di Majorana ha una caratteristica fondamentale, cioè l'asse dell'energia dei due pezzi, fotone e antifotone, è interconvertibile, cioè avevamo costruito un modello, io, che era uguale al modello di Majorana, però l'avevo costruito con i disegnini, perché Majorana sa fare le formule, ma disegnare un neutrino non lo sa fare, io l'avevo fatto con la geometria, era evidente che a questo punto mi dovevo interessare di Majorana. Perché se le cose stavano così, Majorana aveva studiato i neutrini, che erano anche antineutrini, ma la macchina del Pelizza, Majorana, lavorava secondo il brevetto sull'antimateria. Questo voleva forse dire che la macchina produceva uno zero point energy, cioè un punto da cui nascono queste due cose, come ho fatto vedere, come da me previsto e come sottolineato dal brevetto, e dunque io dovevo studiarmi il brevetto e cercare di capire se Majorana aveva veramente conosciuto Pelizza e se la macchina di Majorana veramente esisteva. E se veramente esisteva, veramente faceva quelle cose strane che si diceva. Pelizza porta delle prove. L'esistenza di una macchina che effettivamente di fronte alla realtà inoppugnabile fa delle cose straordinarie che si spiegherebbero solo con delle idee di Majorana, perché era Majorana che aveva studiato i neutrini, quindi mi torna anche questo fatto. Poi c'erano le testimonianze collaterali di tutte le persone, sia dei servizi segreti, alcune sono anche pubblicate su internet, dei politici del momento e di alcuni filmati che Pelizza fa, dove si mostra che la macchina fa delle cose. Inoltre poi c'erano le lettere che Majorana spedisce a Pelizza e che sono state peritate da un perito grafologo del tribunale, che era la dottoressa Chantal, perché Majorana scrive delle lettere a Pelizza. Allora cominciamo a vedere le lettere che voi potete ritrovare andando a vedere sul web, sul sito di Pelizza. La mia analisi grafologica, la mia, perché io non mi fido tanto degli altri, allora mi faccio anche la mia analisi grafologica, delle lettere che è già stata fatta dalla dottoressa Chantal, mette in risalto quanto segue. Dunque, la calligrafia è senza dubbio quella di Ettore Majorana, te lo dico io, te lo dice la dottoressa, siamo tutti d'accordo, ma mi sarei aspettato però una grafia stentata di un anziano, invece mi trovo una grafia solamente più staccata di lettera.
lo vedrete, Majorana, quando scrive così, che strano. Chi scrive è una persona giovane, troppo giovane secondo i dati anagrafici di Majorana. Pellizza c'ha 70 anni, poi arriverà ad averne 90, scrive delle lettere come se fosse un giovincello. Pellizza sostiene che Majorana a un certo punto si è sottoposto alla sua macchina che lo ha ringiovanito. Pellizza avrebbe anche un filmato di questo esperimento, mi è stato detto, che però non vuole mostrare e non si sa per quale motivo, visto che sarebbe un'utile prova del suo racconto. Tale dichiarazione di Pellizza troverebbe però una conferma nel funzionamento della macchina. Perché? Perché se essa produce antifotoni, gli antifotoni hanno una caratteristica. Essi, una volta prodotti, vanno indietro nel tempo. Tutte le volte che un antifotone ti colpisce, se riesce a farlo prima di scomparire, ti porta indietro nel tempo. Quindi, almeno sulla carta, come ipotesi, sta macchina sembra che poteva veramente funzionare, come diceva Pellizza. Questa è la dottoressa Chantal. Quando faccio presente al mio amico che parlava con Pellizza e che, questa incongruenza sulla giovinezza della scrittura, e Pellizza gli risponde dicendo che Majorana si è ringiovanito con l'uso della sua macchina. Questo sarebbe avvenuto, se non ho capito male, nel 2001. In realtà, in un secondo tentativo, perché il primo tentativo, senza la presenza di Pellizza, a Majorana non gli sarebbe funzionata questa cosa. Se Majorana è ringiovanito, non può scrivere come un vecchio, dico io. E difatti non lo fa, perché scrive come un giovane. Anche se il perito dice il contrario. Le lettere che coprono un periodo di 50 anni sembrano scritte tutte nello stesso momento o in un periodo molto ristretto di tempo, dove Majorana ha sempre la stessa età. Questa è la risoluzione finale della perizia grafologica, dove c'è scritto come si differenzia la scrittura del Majorana di allora, prima della scomparsa, con queste lettere che Pellizza fornisce alla dottoressa Chantal. Andiamo a vedere quello che c'è di diverso, perché quello che è di uguale non ci interessa. E di diverso ci sono due parametri. La scioltezza e la rapidità del gesto e la spontaneità e l'artefazione. Una scrittura artefatta, non spontanea. Qui c'è qualcosa di diverso. E poi c'è un altro parametro diverso, che è la dimensione. Si dice, secondo la scuola di Moretti, che non è la scuola della Chantal, il calibro. Te più grande scrivi, più te ti senti un ganzo. Te più piccolo scrivi, più ti senti una merda. Ora, detto così in termini molto semplici, sapete i figli unici come scrivono, come me? Piccolo così. La donna come scrive? Grande. Perché ha bisogno di mostrare la propria esteriorità, soprattutto la parte centrale della grafia è più grossa. Questo è un po' il calibro. Quindi qualcosa era cambiato nel Majorana vecchio e nel Majorana giovane, ed era cambiata la dimensione, cioè la consapevolezza che Majorana aveva di sé, sostanzialmente. Ma che strano! Però le conclusioni sono queste. Come si è potuto notare dalla comparazione soprastante, la lettera in comparazione a caratteristiche grafologiche molto simili, / uguali alle quelle comparate, consegnatemi, cioè la lettera scritta a mano in data 5 agosto 96 sul retro di una fotografia a firma di Ettore è sicuramente stata vergata dalla mano del signor Ettore Majorana. Poi la vediamo, questa cartolina. Ma andiamo a vedere il contenuto delle lettere. Le lettere vengono date a mano da Majorana a Pellizza e non si capisce perché. Majorana avrebbe potuto dire le cose a Pellizza senza dargli una lettera, direttamente, senza bisogno di scrivergliele su un foglio, oppure consegnate da misteriosi emissari. Infatti mancano le buste. Io non ho mai visto una busta. Questo vorrebbe dire che l'emissario poteva leggere la lettera e guardare cosa c'era scritto dentro. È una cosa strana. Questi emissari, se ci sono, dovrebbero testimoniare in qualche modo
questo fatto. Invece non ci sono questi testimoni, io non li conosco, magari ci sono ma io non li conosco. È strano. Le date delle lettere, vedete, qui c'è la prima lettera del 64. Majorana, nella questa lettera del 64, ricorda l'incontro con Pelizza l'1-1-58, cioè il 1 gennaio del 58, nell'istante in cui Majorana scompare dall'America Latina, compare in un misterioso convento italiano. Ma perché Majorana deve ricordare a Pelizza quando ci siamo conosciuti? Cioè, è strano, cioè è qualcosa che io non mi aspetterei, non serve. Nella lettera del 1981, Majorana sembra raccontare a Pelizza cose che lui sa benissimo e non avrebbe nessun bisogno di ripetergliele. I contenuti delle lettere sembrano servire a Pelizza per poterle mostrare ad altri a prova della sua vicenda, cioè che lui veramente conosceva Majorana e che Majorana aveva un rapporto di fiducia con lui. Le lettere raccontano banalità e sembrano in realtà dettate da Pelizza a Majorana con lo scopo di poterle poi esibire in pubblico per far sì che la sua storia sia credibile. Sembra, è una ipotesi. Se Pelizza aveva un continuo scambio con Majorana, non ci sarebbe stato bisogno di mandarsi delle lettere. Per esempio, la lettera del 2000, che viene da Pelizza data al professor Recami, che è colui che ha scritto tutta la biografia. E in questa lettera si parla di due cose importanti: il pericolo del riscaldamento globale, che secondo Majorana già a quei tempi sarebbe stato un casino per il mondo, ma vedremo che questo ha un suo significato preciso proprio perché parla di questo, e ecco, e conferma che lui sta lavorando con Pelizza per fare con questa macchina risolvere i problemi dell'inquinamento del mondo. Cioè, perché dire a questo tizio che sta scrivendo la biografia di Majorana, Pelizza, sì è vero, Majorana e io siamo amici, cioè non ha grande senso. Cosa dice Pelizza? Una volta che gli fai questo tipo di obiezione, dice no, ma questo era un modo segreto che noi avevamo di parlare della giornata. Oggi che ore sono? Le 15:30, ma volevamo dire la macchina funziona così, non funziona colà, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Una cosa, dal mio modestissimo punto di vista, poco credibile. Guarda queste fotografie. La prima, 5 agosto 76, la seconda, 5 agosto 86, terza, 5 agosto 96. Ma chi è che si fa fare tre fotografie lo stesso giorno a distanza di 10 anni? Una mente aliena fa così. Io me la faccio oggi, poi me la faccio fra 4 anni, poi me la faccio fra 10 anni, poi non me la faccio lo stesso giorno, sempre. E quando te scrivi 5 agosto 96, 5 agosto 76, 5 agosto 86, la grafia è identica. In 30 anni non è cambiato niente. In 30 anni non è cambiato neanche Ettore Majorana, che nel frattempo c'ha più di 70 anni qua. Ma che cosa dice Pelizza? Li portava bene. È la maiala, scusate il francesismo. Vabbè. E poi c'è un filmatino. Vediamo se questo filmato ve lo faccio vedere in un altro modo, perché così. Viene? Ah, benissimo. Ah, sì, perché qui non me lo fa vedere, è vero, hai ragione. Ecco. Poi ve lo faccio rivedere. Questo è lui, Pelizza, ed Ettore Majorana che camminano. Guardate, Ettore sta sbagliando strada e Pelizza lo dice: no, no, devi andare di qua. E ogni tanto Pelizza guarda in macchina per vedere se stiamo passando la stessa, andando nella direzione giusta, e poi passano di là. Cioè, praticamente Pelizza ha costruito un set dove fa passare Majorana lì davanti perché questo filmato poi servirà a Pelizza per mostrarlo alla gente, per dire: oh, ma io ero con Majorana.
Guardate ancora una volta, Pelizza, allora lo facciamo rivedere. Sì, sì, lo faccio rivedere. Perché ha una sua, come si dice? Aspetta. Faccio così, Ecco, vale la pena di rivederlo, perché è una cosa importante questo filmato, vedi? Majorana sbaglia strada, dice no, devi andare di qua. Guardate il comportamento di Majorana. Majorana ha le mani dietro la schiena, ha il collo reclinato ed ubbidisce a Pelizza che lo comanda e gli va avanti. Da un punto di vista pennellistico, questo atteggiamento è molto strano, perché un pennellista ti avrebbe detto: dei due chi comanda è Pelizza. Ora, Majorana era quello che scriveva sulle lettere: sono morto, non mi rompete le palle. Ti sembra che può assumere un atteggiamento succube di questo tipo? È una mia impressione, non lo so se sarà anche la vostra, ma è la mia impressione, che ti devo dire? Allora, e questo io ve l'ho detto, il vero Majorana così non avrebbe fatto, perché da un punto di vista pennellistico le cose non sono così. Inoltre, nelle lettere guardate del 7-12-2001, Majorana scrive delle cose interessanti. C'è da concludere la quarta fase, che lui chiama la quarta fase di costruzione di questa macchina, e dice: tra qualche giorno compio 100 anni. Hai visto com'era bello vispo? Scrive: e stando ai calcoli di Majorana, con la quarta fase è possibile ritornare all'età di 21 anni. E Majorana se va a spicciare, perché dice: se no io non ce la faccio. Comprensibile quindi l'impazienza, no? Scrive lo stesso Pelizza. Dopo ore di prove, Majorana ammette di non essere riuscito nel tentativo, perché deve aspettare Rolando. Rolando e Pelizza faranno insieme un altro tentativo e sembra, dalle testimonianze che abbiamo, che questa volta ci riuscirà. Ciò vuol dire che comunque nel 2001 Majorana non è ancora ringiovanito, mentre il filmato e le foto mostrano, mostrate da Pelizza, sono antecedenti a questa data. Quindi le foto che vi ho mostrato, dove questo signore ha più di 70 anni, c'è qualcosa che non funziona. Però guardate che nel 1981 c'è un'altra lettera del 3103 e qui succede un'altra cosa. Dice: sono passati 11 anni di latitanza, contatti mantenuti solo attraverso gli emissari di Majorana e la segreteria di Rolando, quindi sono 10-11 anni che loro non si vedono più. Non si capisce perché, no? Perché sempre nel convento stava lui lì. E allora si tenta la realizzazione della terza fase, prima era la quarta, ora qui siamo alla terza perché è prima questa lettera, ma Majorana riprende Pelizza per il pericolo occorso, perché Rolando ha una conoscenza della matematica di Majorana inferiore ai 2/3 e, facendosi aiutare per i calcoli da un informatico svizzero, un certo Tralamazza, poi ne parliamo, incapace di gestirli, ha fatto infuriare il maestro per il grave pericolo di arrivare alla quarta fase senza controllo e quindi di scomparire nello spazio, e dice: ti aspetto per tirarti le orecchie. Ciò significa che Majorana non vede Pelizza dal 1969. E certo che non lo vede dal 1969, Majorana è a Roma. Dice: come a Roma? No, guarda. Majorana era sicuramente vivo nel 1981, il periodo proprio in cui c'è questa lettera di Pelizza che abbiamo letto finora, ed era a Roma. L'ho visto, riferisce il testimone, spiegando di averlo incontrato nel centro della capitale insieme a Monsignor Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Era un senzatetto, dice, che poi è stato riportato nel convento dove era ospitato. Questo accadeva intorno al 17 marzo del 1981.
Majorana stava in Piazza della Pillotta, sugli scalini dell'Università Gregoriana, a due passi da Fontana di Trevi sostanzialmente, e aveva un'età apparente di 70 anni, quella giusta. Allora, come faceva qui ad essere vecchio? Cosa ci faceva lì a Roma? Si era allontanato dal convento, come dice Monsignore di Liegro, che è un testimone di tutta di tutto peso. E era lì e stava parlando del teorema di Fermat. Figurati, un clochard che un po' fuori di testa, che parla del teorema di Fermat, che solo nel 2000 è stato in qualche modo dimostrato, ma pare che lui, da questa informativa che noi abbiamo, da questi testimoni che hanno dato la loro testimonianza, che è stata pubblicata sui giornali dell'epoca, Majorana di 70 anni allora a Roma l'aveva risolto. E il Monsignor Di Liegro, quando parla con questo soggetto, se lo porta via con la macchina, torna dopo a parlare col testimone e dice: ma non sai chi era quello lì? Quello lì è un signore, un fisico che si chiamava Majorana, che è scomparso dal convento in cui era, ce lo abbiamo riportato. Qualche giorno dopo c'è la lettera. Allora la domanda è questa: come fa Pellizzo ad avere una lettera di Ettore Majorana del 31/03/1981 se il 17 dello stesso mese, per altri 4-5 giorni, egli si trovava a Roma ed aveva veramente 70 anni? C'è qualcosa che non torna. Sicuramente Majorana, Pellizzo saprà darci una risposta. Majorana quindi da Roma torna a Napoli. Perché si tratta di Napoli? Perché il convento è a Napoli. Come facciamo a saperlo? Guarda, nell'81 Majorana non è ancora ringiovanito, viene riportato probabilmente nel convento napoletano da dove si era allontanato, il convento di San Gregorio Armeno. Infatti nella primavera del 1992, 4 anni prima del filmato che ritrae Pellizzo e Majorana ringiovanito, il professor Carrelli, che era il direttore dell'Università di Fisica, si trova a passeggiare nelle vicinanze del convento con il suo assistente, il professor Tartaglione. E secondo il professor Tartaglione, assistente per molti anni di Carrelli, un giorno, testimonia così: dopo la lezione Carrelli mi condusse nel convento di San Gregorio Armeno e mi rivelò, indicandomi una finestra, che in una di quelle celle Majorana praticava gli esercizi spirituali. Dichiarazione riportata dalla Repubblica il 7 luglio del 2006. Il professor Preziosi, collega di Tartaglione, ne raccoglie le confidenze e aggiunse che nell'occasione l'assistente chiese al Carrelli: ma allora è ancora vivo? Ottenendo la risposta: ritorniamo in istituto e non rompermi le palle. Praticamente gli risponde così. Di seguito riferisce sempre il professor Bruno Preziosi. Tartaglione descrisse in una lettera gli accadimenti al rettore dell'Università di Napoli, che era Fulvio Tessitore, il quale interrogò l'allora arcivescovo Giordano, che era suo amico, e gli disse: ma allora sto Majorana è vivo o no? E l'arcivescovo rispose: la domanda è irricevibile. Cioè, sostanzialmente sì. Guardate un po', se lo ricordate il filmato che vi ho fatto vedere di Majorana che passeggia, eccetera, eccetera, noterete in alto una serie di modanature di quel soffitto bianco. Sono le stesse modanature che vedete di qua in una foto ricavata da internet. Il convento proprio che noi avevamo in qualche modo visto, di San Gregorio Armeno. Quindi è probabile proprio che sia il convento di San Gregorio Armeno che ospitava qualcosa che si chiamava Majorana. Carrelli poi aggiunge una cosa, dice che quella era la finestra del convento di clausura femminile. Come? Majorana fa gli esercizi spirituali in un convento di clausura femminile. Ma come mai? Perché? Perché vedete, questo signore che si chiama Roncoroni ed è un regista Rai, è il nipote di Ettore Majorana, che scrive un libro dove afferma, Stefano Roncoroni,
che Ettore Majorana aveva delle problematiche sessuali. Cioè, nel senso che, vedi, se accettata la sofferenza e la tiepida omosessualità di Ettore Majorana, Ettore Majorana sarebbe stato omosessuale. Probabilmente, lo afferma comunque Stefano Roncoloni, imparentato, dice, con il fisico scomparso nel 1938, nel saggio Il mistero irrisolto della scomparsa di Ettore Majorana, pubblicato, eccetera, eccetera, pipim parapà. Dal libro di Roncoloni, Roncoloni raccoglie la testimonianza dei fratelli di Ettore, che lo avrebbero ritrovato quando lui era scomparso subito i primi giorni, cioè in Calabria. E lì la decisione non è inevitabile, come ci dice un parente che raccoglie questa testimonianza. La decisione non è inevitabile, la decisione è irrevocabile. Cioè, praticamente, dice Roncoloni, questo tizio, il parente, lo zio, che era il capofamiglia a quel punto, si autoconfessa. Cioè, dice, questo non è morto, decisione inevitabile, decisione irrevocabile. Cioè, lui è vivo e non vuole tornare. Ecco, sarebbe da interpretarsi così. E qui c'è una testimonianza che io ho trovato su un settimanale di tantissimi anni fa, mi sembra l'Europeo, lettera al direttore. Majorana era a Firenze prima di scomparire. In incognito, usava una sua giovane conoscente come copertura. In realtà aveva contatti con giovani studenti venuti dall'est Europa. La giovane allora, testimone degli incontri con Ettore, si rivolge al fratello carabiniere che, dopo aver effettuato dei controlli, consiglia alla sorella a non continuarli, sostanzialmente, con gli incontri, nei quali peraltro Majorana portava la ragazza in un bar a prendere un gelato mentre lui continuava a scrivere imperterrito delle formule. E Majorana ebbe a dire a questa ragazza, e c'è la testimonianza che potete leggere, ora qui no perché si vede poco, ma quando vedrete la diapositiva in grande lo vedrete, dice: te mi sei simpatica perché non mi fai nessuna domanda. Cosa ci faceva quindi Majorana a Firenze ogni 15-20 giorni? Andava a Firenze e invitava questa ragazza a prendere il gelato con la scusa di portarla lì, ma in realtà era un paravento per fare qualcos'altro? Punto interrogativo. Vedete tutte queste fotografie? C'hanno un problema. Majorana in tutte le fotografie, in tutti i filmati, non mostra mai le mani. Mai. Non c'è una fotografia in cui Majorana fa così. Non c'è. Qual è il motivo? È forse perché non vuole far vedere la cicatrice che ha sulla mano destra? Quella cicatrice che si è fatta durante un incidente in automobile e che, se questa cicatrice non ci fosse, si capirebbe che quello non è Majorana? È un'ipotesi, per carità di Dio. Allora, però ci sono le perizie dei periti. Che cosa dice il perito? Il perito, ingegnere Michele Vitiello, ingegnere che fa le perizie per il tribunale, quindi non è un cretino, e dice sostanzialmente: questa è la perizia che voi potete scaricare intera dal link lì sotto, che per l'85% quello che lui ha visto, la fotografia che lui ha visto di Ettore Majorana di 70 anni, giovane, è esattamente Ettore Majorana come lo era prima, cioè prima di scomparire. Mettendo insieme tutti i parametri facciali, la fisionomia dei due soggetti, ci fa capire che all'85% Majorana è veramente Majorana. L'85% rientra nella statistica degli errori che si possono fare. Però l'85%, o meglio il 25% che manca, il 15% che manca, potrebbe essere spiegato in un altro modo. Vediamo la perizia sul video, perché Perizia fa delle riprese con la sua telecamera dove mostra che la macchina fa delle cose meravigliose. Noi abbiamo preso una di queste cose meravigliose e l'abbiamo analizzata. Quali sono le conclusioni del perito? Il perito dice: guardate,
Pellizza mi ha portato dei filmati da analizzare e io li ho dovuti analizzare per vedere se erano falsi o no. Quello che ho visto sono le seguenti cose, perito. Dopo aver visionato attentamente tutti i video è risultato evidente la presenza di stacchi, tagli, modifiche legate al montaggio. Queste tipologie di alterazioni possono essere divise in tre categorie e parapapparapapparapà. Dal video analizzati non è possibile stabilire quale tipologia di montaggio è avvenuta. Spesso sono presenti tagli netti e velocità aumentate, probabilmente per eliminare le parti non importanti dei video stessi. È possibile affermare che le modifiche effettuate sui video non sono inerenti al contenuto, ma alla forma, quindi sono stati effettuati tagli e cambi di velocità per rendere il video più conciso. Io lo so, a me mi sembra una cazzata. Perché? Sono stati fatti dei tagli, sono stati fatti degli aggiustamenti, sono state fatte delle cose. E il perito dice, secondo me sono stati fatti, ma non ha importanza. Ma come non ha importanza? Che ne sai te? Magari non ha importanza. Anche secondo me ha poca importanza. Però questa cosa qui, secondo me, non ha senso, non si deve dire. E lui dice una cosa fondamentale. È possibile affermare che le modifiche effettuate sui video non sono inerenti al contenuto. Quindi il contenuto è fatto salvo. Quando il filmato che farò vedere dove la gomma piuma viene trasformata in oro, vuol dire che la gomma piuma viene trasformata in oro. C'è scritto lì. Bueno. E allora noi ci siamo messi a fare l'analisi del video, anche come ho rifatto l'analisi grafologica, ho rifatto l'analisi dei filmati. E scusa, io mi fido poco. E che cosa si vede? Che Pellizza sostiene di riuscire a trasformare la materia nei suoi filmati e mostra questa cosa perché è molto importante, perché lui dice che riesce a trasformare, perché la macchina serve a questo, serve a trasformare sostanzialmente anche a questo, la spazzatura, l'alimenta, come si dice a Spezia, l'inquinamento in fiorellini profumati. E quindi con questa macchina noi riusciamo a salvare l'umanità dall'inquinamento. Che meraviglia! Questa sì che sarebbe una cosa meravigliosa. È da notare che né Pellizza né evidentemente Majorana sanno come questo accade, e ciò si evince da come Pellizza, durante i filmati da lui registrati, lo dica apertamente. Ma se la macchina l'ha costruita Pellizza sotto direzione di Majorana, com'è possibile che essi non sappiano come funziona? Che non sanno come funziona, si vede dai filmati. Non ha la più pallida idea di come funziona la sua macchina. È evidente quando chiede al tecnico informatico svizzero Travamazza di aiutarlo a fare certi conti che dovrebbero sviluppare un algoritmo che permetterebbe alla macchina di funzionare bene. Pellizza fornisce migliaia di numeri, lo dice lui, che non si sa da che parte vengano, a Travamazza, che scoprirà un algoritmo dipendente dal numero di Nepero e dalla formula di Eulero e che permetterà alla macchina di funzionare bene. Ma quando i diversi tentativi del Travamazza non erano apparentemente corretti, Pellizza nel giro di una notte riusciva a trovare l'errore dei tabulati, che contenevano migliaia di numeri. Pellizza avrebbe usato la strana e nuova matematica non conosciuta su questo pianeta che lo stesso Majorana pareva conoscere fin dai tempi del lavoro con i fisici di Via Panisperna, perché ci sono testimonianze di questo tipo. Ma Pellizza non sa nulla di matematica. E allora, da dove vengono quei numeri? Da dove e con quale tecnica li tira fuori? Certo, so una nuova matematica. Me l'ha insegnata Majorana, una matematica che non è di questo pianeta. Per insegnare una matematica che non è di questo pianeta a chiunque ci vogliono 400 anni, perché già la matematica di ora è un bel casino, figurati la matematica che viene da un altro pianeta. Qualcosa scientificamente non torna. Ah, cioè,
Io magari sono lento di comprendonio, a me dicevo da 400 anni. Infatti, se ho una teoria, essa mi fornisce un algoritmo che mi darà dei numeri. Ma se devo cercare l'algoritmo a partire dai numeri per trovare una teoria, c'è qualcosa che non torna, perché non funziona così. Allora, qualcuno sta dando i numeri, nel vero senso della parola, perché Pellizza ricavi a ritroso i dati per costruire l'esperimento. Ma questo qualcuno così non ha la necessità di spiegare la teoria che c'è dietro l'esperimento, perché se tu conosci la teoria, c'hai già la formula che ti darà i numeri. Invece, se io ti do i numeri e ti dico ricerca la formula, tu troverai una formula, ma non sai perché quella formula è venuta fuori. Cioè, in altre parole, chi dà i numeri a Pellizza vuole che Pellizza faccia funzionare la macchina, ma non vuole che Pellizza capisca come funziona la macchina. Questo è il mio punto di vista, posso sbagliare. Le dichiarazioni di Pellizza, le difficoltà tecniche, qui si capisce tutto, le difficoltà tecniche erano enormi. Risolto un problema, ne sorgeva un altro, e ogni qualvolta mi capitava di addormentarmi con la preoccupazione di non riuscire a risolverlo, immancabilmente il mattino la risoluzione era chiara, nella mia testa. All'inizio pensai che di notte la mia mente, pur nel riposo notturno, lavorasse alla risoluzione del problema. Poi ebbi, e non dormivo, delle fugaci visioni. Non riuscivo neppure a interloquire con queste presenze che subito svanivano, ma già nella mia mente c'era la soluzione del problema tecnico riguardante la macchina. Al mattino tutto veniva risolto, i suggerimenti erano esatti. Raccontai questi eventi al mio confessore spirituale, Don Galli, che a Chiari aveva fama di santità per via della vita che conduceva. Per niente stupito, lui mi esortò ad avere fede. E vabbè. E come Conte? Abbi fede. In seguito, durante queste apparizioni, incominciai a dialogare con quella che decisi di chiamare l'entità. Sempre su argomenti attinenti la macchina e il progetto umanitario collegato ad essa. Vi ricordate il riscaldamento dell'ozono, il buco? C'è qualcuno che va da Pellizza e gli parla nella testa. Ora si capiscono molte cose, perché nel 1998 la mia entità mi annunciò che si sarebbe mostrata con un... non più come visione, come persona vera e propria, fisica, in carne ed ossa. Conobbi così questo mio singolare aiuto nel giovane Alfonso Salvi, tralasciando tutti gli episodi e i tantissimi particolari, seppur di notevole importanza, voglio qui testimoniare come lui ipotizzò che sarebbe morto il 15 gennaio dell'anno 2006, che lo stesso giorno Majorana avrebbe messo a punto la quarta fase della sua teoria fisica, quindi la trasposizione della materia in un'altra dimensione, tieni presente questa cosa qui, mediante un esperimento che lo doveva condurre utilizzando la macchina. Ebbene, se tutte le cose andarono bene fino a quel momento lì, questa previsione non ci azzeccò proprio, perché l'entità si è sbagliata di qualche giorno. Alfonso morì l'8 gennaio di quell'anno, 7 giorni prima, insomma, di quanto preannunciato. E in quello stesso giorno Ettore Majorana, impaziente, tentò l'esperimento che non gli riuscì. Sia Majorana che Pellizza sono dunque sempre stati interferenziati da soggetti alieni, questo te lo dico io, è il mio punto di vista, poi ti cerco di mostrarti perché, in combutta con militari e servizi segreti e Vaticano. Ma pare che Pellizza non abbia la più pallida idea di ciò che questo comporti. E quando io ho fatto sapere a Pellizza, attraverso il mio amico, che avrei parlato con lui per assolvere ad una sua richiesta, solo se egli avesse fatto prima il triade Cortés di amico Flash, se no mi metto a parlare con il Lux di Pellizza e io non ho nessuna voglia di farlo, esso scomparve e non ci furono più collegamenti tra lui e l'amico che mi faceva da tramite. A me sembrano due persone diverse. Comunque, l'analisi fisionomica che ci dice che all'85% c'è la somiglianza tra questi due soggetti è un po' particolare, perché Pellizza
non sa che il Majorana che appare giovane non è Majorana, è la copia di Majorana. O forse lo sa, ma questo non lo sapremo mai, a meno che non ce lo dica lui, perché la copia di Majorana non mostra mai la mano destra, perché sulla mano destra non ci sarebbe la cicatrice che ci dovrebbe essere. O no? Pellizza usa la copia per i suoi scopi e gli... ma noi non sappiamo se Pellizza sa questo, se se ne rende conto. E gli detta le lettere che poi lui stesso utilizzerà. La copia quindi scrive le lettere in un periodo abbastanza piccolo. La copia non ha consapevolezza di sé e il calibro della scrittura cambia. La copia scrive staccato di lettera, come lo scriverebbe un addotto, perché gli addotti scrivono staccato di lettera. Però Majorana dunque non è gay. Non è gay Majorana. La scrittura di Majorana non è la scrittura di un gay, perché c'ha un contenuto di aggressività repressa, la scrittura di Majorana, che fa paura. Ma è sessualmente confuso, avendo dentro di sé una memoria alienativa di alieno serpente. L'alieno serpente ha la caratteristica di prendere il suo carrier e di fargli studiare fisica, sempre. Pensa, e Majorana cosa fa? Il fisico. Majorana non vuole suicidarsi, è la memoria alienativa di Serpente, che essendo schizofrenica, decide che in quel corpo lì non ci vuole più stare. Dai, sai quanti addotti avevamo di questo tipo? E che cosa fa Majorana? Dentro sente la voglia di suicidarsi, perché appena lui si è suicidato, l'alieno Serpente viene preso, portato via da altri e messo in un altro corpo, perché lì non ci vuole più stare. Ma le cose non funzionano mai così. L'alieno Serpente non vuole far suicidare il suo carrier, ma il suicidio non funziona mai, perché arrivano gli amici dell'alieno Serpente e gli dicono: te devi stare qui, e ti salvano. Il mare mi ha rifiutato. Ed ecco che Majorana non riesce a suicidarsi, come fanno tutti gli addotti con dentro l'alieno serpente. Majorana studia fisica, ovviamente, perché l'alieno serpente gli piace la fisica. Come l'alieno biondo a cinque dita fa biologia, biologia, medicina, questa, l'alieno serpente c'è la fissa della fisica. Dentro Majorana e Pellizza ci sono anche il solito Lux, che è quella cosa che gli compare, che dà proprio questa idea di bontà, di religione, di gesuitismo in generale. È l'entità che appare a Rolando e a Majorana ed è il terzo alieno fatto di antimateria. È lui che vuole costruire la macchina, che non serve a fare quello che Pellizza ha creduto in buona fede fino a quel momento, cioè salvare l'umanità, ma serve a fare un'altra cosa. La famosa matematica di Majorana, ecco da dove viene fuori. Non è la matematica terrestre, è certo che non è terrestre. Nel 1998 era successo questo. Andiamo a vedere alla fine. Alfonso, che è il tizio che morì l'8 gennaio di quell'anno, 7 giorni prima di quanto preannunciato, in quello stesso giorno Ettore Majorana, impaziente, prova l'esperimento ma non ci riesce. Da qui la sua lettera datata 8 gennaio, che esprime chiaramente la sua, per lui impensata, delusione, e la mia risposta datata l'11 gennaio, che riferisce proprio della morte di Alfonso Salvi. Su questo fatto ne parlammo a lungo, prima che lui, tatan, colpo di scena, accettasse di seguire spontaneamente quelli che volevano portarci via entrambi. Chi? I militari. Cioè, i militari sono venuti e hanno detto a Majorana e a Pellizza, questo dice Pellizza nel suo sito, che avevano deciso di portarci via, ma Majorana ha detto: no, portate via solo me e salvate Pellizza, e così Pellizza è rimasto. Questa è una cosa poco credibile. Il militare viene e se ne fotte di quello che te pensi e fa quello che vuole lui. Questa è la conoscenza mia del militare in queste condizioni. Può darsi che Pellizza comunque l'abbia vissuta in un modo completamente diverso, io ti dico il mio punto di vista. Negli ultimi tempi, seppur col minore frequenza, mi appare l'entità sia in forma di visione sia come persona fisica. Ormai
per la confidenza che ho nei suoi confronti, a volte mi rammarico con lei, per quanto mi sta ancora accadendo. Con calma mi rassicura dicendomi che tutto andrà per il meglio. Invero sto ancora oggi aspettando che questo avvenga. Se te vedi Vichka che vedeva la Madonna a Medjugorje, ti dice la stessa cosa, identica. Ho voluto accennare a questi episodi e argomenti particolari, dice Pelizza, e delicati, sui quali avrei potuto sorpassare. Sì, non si può soprassedere su questi elementi, sono importantissimi, per non suscitare dubbi sulla veridicità. No, no, nessun dubbio, noi ci crediamo invece veramente su tutta questa cosa. E ovviamente narrare anche questi aspetti delle vicende riguardanti la macchina di Majorana, aspetti che solo poche persone a me vicine conoscono, sperando che ciò contribuisca a mostrare che esistono uomini mossi da fede e volontà tese solo a fare del bene, anche a costo di sacrificare tutti i loro effetti come abbiamo fatto io ed Ettore. Ora, io vedremo che dietro c'è dell'altro. Anche Ettore è contaminato dall'entità. Ora mi preme evidenziare, dice, che l'insegnamento che ho ricevuto non è stato completato, e questo non tanto per le visioni della mia vita, chi ha letto la mia, eccetera, eccetera, ma soprattutto per un preciso vincolo che era stato dato al maestro. Dunque, le nozioni matematiche che mi ha trasmesso si sono limitate al 66% della sua conoscenza. Che ci fosse questo vincolo ne ho piena certezza, non solo per quanto mi disse Ettore, ma anche per un altro avvenimento che accade nell'anno 2006, quando arrivano i militari e se li vogliono portare via tutti. Con queste nuove informazioni, ora possiamo analizzare i filmati che ha fatto Pelizza. Questa è una foto di una ipotetica macchina, se non ho capito male, che in un filmato analizzato dal perito, dove Pelizza sta aggeggiando. Guardate, vi faccio notare che ci sono tre controller con tre interruttori. Si può capire altro. E come funziona? Noi ci abbiamo, lo vedremo, un blocco di materiale plastico, sostanzialmente, spugna, che colpito dal raggio della macchina si trasformerà in un cubo d'oro. Come funziona la cosa? Pelizza è lì che prova e fa diverse prove, perché alla prima botta non gli riesce, non gli riesce alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta, alla decima, alla quindicesima riesce. E lui fa così. A un certo punto, mentre parla, perché commenta le immagini, parla e a un certo punto dice sì, e non si sa perché smette di parlare, è solo nella stanza, è in Spagna, se non ho capito male, dice sì, e poi si sentono tac, 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 e poi non succede niente. E Pelizza fa, orca puttana, non è successo niente, vabbè, ci riproverò, e si sente un altro tac, sì, tac, 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 anche questa volta niente, e si sente un altro rumore. Quello che succede è che ci sono tre interruttori. Questo sì, non so a chi lo dica e a chi si rivolga. I tre interruttori probabilmente sono quelle cose che fanno tac, tac, tac. Il quarto tac è lui che prende gli occhiali e li poggia sul tavolo, perché lui c'ha, secondo la mia ricostruzione, perché non si vede, c'ha gli occhiali da sole, perché lui sa che tutte le volte che la macchina entra in funzione e fa qualche miracolo, la stanza si riempie di luce e lui si acceca. Quindi tutte le volte si rimette gli occhiali da sole, se li ritoglie, se li rimette, se li ritoglie. Questo è il blocco di gomma piuma che serve per l'esperimento. Vediamo cosa succede. Questo è il blocco e la trasformazione. Vediamo se è quello, se è il vero. Ecco, allora ve lo faccio rivedere, se non si rivede da solo. Sì, ve lo faccio rivedere. Sì, perché a volte riparte da solo. Dunque. Così. Vedete, la somma dei due
della fine dell'esperimento e dell'inizio dell'esperimento. Vedi? A un certo punto che cosa è successo? Ora, qui si è visto bene. C'è stato una botta di luce e è venuta fuori quella cosa lì. Non si è capito niente, però alla fine noi ci troviamo con un blocco d'oro davanti. Questa è la foto, il fotogramma iniziale, va bene? Cosa succede? Guardate, in questo esperimento Pellizza non ha finito di contare. Lui ha contato, ha detto sì, e poi ha solo col primo tac, ha fatto tac. Gli altri due tac non sono avvenuti. Questo che cosa può significare? Che i tre tac non servono a niente, ma che lui crede che girando tre volte questi interruttori succeda qualcosa, perché qualcuno gli sta facendo credere che la macchina sta funzionando per fare quella cosa lì, ma in realtà tre tac non sono serviti, solamente uno. A un certo punto, con la quindicesima volta, è partito l'esperimento. C'è qualcosa che non va. Pellizza viene convinto, in qualche modo, da qualcos'altro. Analizziamo step by step che cosa invece accade. L'immagine finale ed iniziale in lenta sovrapposizione. Allora, vediamo se si vede qui. Sì, vedi l'immagine iniziale e finale in lenta sovrapposizione. Si scopre che il blocco d'oro che si forma è più piccolo ed entra perfettamente dentro il blocco di gomma piuma. È più piccolo. Non è di uguale dimensioni, è più piccolo. Lo vedi? È uno dentro l'altro. E infatti Pellizza dice, io non capisco come mai, nel filmato lo dice, quando misura, non capisco come mai. Ci sono tante stranezze in questo esperimento, ma il blocco che mi viene fuori di oro è più piccolo di quello di partenza. Ma come? Non lo sai. Se sai come funziona la macchina, se sai che la macchina fa una certa cosa, se c'hai gli algoritmi, se sai esattamente tutto, devi sapere quello che ti sta succedendo. Non lo sa. Che strano. Vediamo che cosa succede. Questo è un fotogramma. Fotogramma del momento bianco. Io ho detto, possibile che il perito non abbia guardato dentro, non abbia studiato cosa succede. Fotogramma nell'istante in cui il flash parte, qui non si vede niente. Ve lo faccio vedere un'altra volta, aspetta. Ecco, così. Questo è il secondo fotogramma, che sembra quasi uguale. Terzo fotogramma, si comincia a vedere qualche cosa di lato. Ancora si comincia a vedere qualche cosa, tutto all'interno della zona bianca. Poi guardate, vedi che c'è una cosa più piccola che una scatola dentro una scatola. Una scatola dentro una scatola. Ce ne sono tante di queste scatole, una dentro l'altra. Vedi che si stanno sbucciando. Oh, guarda! Che strano, eh? Guarda anche la luce. La luce viene dall'alto e illumina dall'alto. Guarda l'ombra della scatola in basso. Noterai che chi sta spostando la scatola la sposta da qui, non da qui. Si è un pochino spostato da una parte. La scatola si sta a svuotare. C'è qualcosa, un gioco di scatole, veramente, eh? Una matriosca. È ancora piena luce, guarda l'ombra in basso. Qui si nota come l'indice di rifrazione del materiale, cioè della scatola, del cubo che rimane per terra, è cambiato perché riflette la luce e l'ombra del pavimento. Quindi lì già siamo a livello metallico. Non è più gomma piuma questa. La luce se ne sta andando in alto, in basso rimane l'ombra, ma ti stai rendendo conto che il muro dietro è completamente nero. Perché?
perché la stanza è completamente buia. Nell'istante in cui si accende questa accecante luce, Pelizza si mette gli occhiali neri, è buio, tranne che la luce sullo spot, sul dove sta facendo questa cosa strana. Ed ecco che la luce si allontana ancora di più e la stanza è completamente buia, ma alla fine diventerà, questo è l'aspetto finale, diventerà questa. Avete visto? Vediamo un po' se ve la faccio vedere in rapida sequenza. Tra, 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 vedete? Avete visto? E questo è il risultato finale. Una scatola dentro un'altra scatola. Questa cosa qui. E ora si riaccende la luce in tutta la stanza. Andiamo a vedere ancora. Facciamo l'analisi della zona bianca. Questa è la zona bianca. Non si vede una mazza. Con i colori grigi sfalsati si comincia a vedere che c'è qualche cosa che sta accadendo, ma non ci si capisce niente. A un certo punto c'è questo fotogramma. Cosa sono quei due strani schermi rossi, mezzi curvi, che compaiono ai bordi del tavolo dove c'è la roba che deve scomparire e ricomparire sotto forma di oro? Cosa sono questi due strani schermi? In un solo fotogramma compaiono. Allora io ho fatto una cosa. Ho detto, mi fai vedere... Aspetta. Vediamo se riesco a farlo vedere qui. Ecco. Vedi come compaiono i due schermi? Nell'istante in cui scompare l'oggetto, i due schermi scompaiono, ora ritorniamo indietro, e vedete che, se fate attenzione, i due schermi non sono due effetti luminosi strani di tonalità di grigio, sono sul tavolo, sono esattamente sul tavolo dove c'è questa specie di cubo. Vediamo se te lo fa rivedere un'altra volta. Ta-tan. Un solo fotogramma. Mi sto chiedendo, cosa faceva il perito del tribunale? Cosa ha guardato il perito del tribunale? Il perito del tribunale è un ingegnere. Sapete, all'ingegnere gli hanno detto, te mi devi costruire un'astronave. E lui ha costruito l'astronave. Se durante la costruzione dell'astronave scopre come trasformare il piombo in oro, non gliene fotte un cazzo. Perché gli ingegneri sono fatti così. È strana questa cosa qui, no? Ecco, qui c'è la tonalità di grigio che fanno vedere le scatole che vengono eliminate. Molto strano. Questa tecnologia qui, questo è un altro fotogramma che sono riuscito a catturare nell'istante prima in cui succede tutto. Si vede proprio che è la prima scatola che si sta sbucciando, che è questa, dove si vede che l'intensità di radiazione è talmente elevata che tutto il sistema diventa nero, cioè colorato di nero. Ma non ha niente a che fare con le pareti, che hanno un'altra tonalità di grigio. Questo è un altro filmatino. La Croce d'Oro, Pelizza è buono e vuole ringraziare, mi sembra, tra la mazza, che è quello che gli ha fatto i conti, dicendo, ho trovato questo pezzettino di metallo, sai cosa faccio? Te lo faccio diventare d'oro, te lo regalo. Tra la mazza, non lo sa nessuno, è svizzero, ma questo non è importante. Il fatto è che tra la mazza era il rappresentante svizzero per l'Italia del CICAP. Ci sono delle stranezze incredibili in questa storia. Allora vediamo dove l'ennesimo tentativo, perché i primi non gli tornano, dopo un po' la macchina funziona e lui riesce. E anche qui vediamo che cosa accade. La Croce d'Oro sta per trasformarsi in oro. Lui è lì che conta, 1, 2, 3, 4, 5. Sta contando, non gli riesce, ci riprova. Tu, 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 tu. Oh,
Miracolo, il miracolo è stato fatto. C'è stata la solita vampata. Vogliamo andare a vedere questa vampata, che cosa nasconde dietro? Questa è la situazione di partenza. A un certo punto c'è qualcosa che illumina, come nel caso del cubo, fortemente la zona. Dietro è tutto buio, la stanza è buia in questo momento. Poi bianco, ta-ta, e qui non si sa che succede, ma se vai a vedere dentro il bianco, scopri piano piano che dentro questo bianco c'è una cosa luminosa che esce dall'oggetto, va verso l'alto e produce una serie di variazioni energetiche. E anche in questo caso, alla fine, tutto buio, sta per tornare la luce. Questa è l'analisi di prima fatta a colori sfalsati. Vedete che c'è qualcosa che viene tirato fuori, che viene in qualche modo a interagire con quello che ora, quando si accenderà la luce, ecco, diventerà questa cosa d'oro. Questa immagine qui è la somma dell'immagine iniziale con l'immagine finale, dove potete vedere chiaramente un bordo che è la differenza di spessore tra i due soggetti. Anche in questo caso la crocettina finale è d'oro ed è più piccola. E Pelizza dice: io non capisco come mai mi vengono sempre più piccole queste cose qui. Ma non solo, c'è un'altra cosa interessantissima. Questa croce è diventata magnetica, quindi si attacca al tavolo con una calamita. Questa è una cosa molto importante, perché ha a che fare con una cosa che in fisica si chiama effetto Barnett. Se tu prendi una cosa, anche la plastica, e riesci a prendere tutte le molecole della plastica, tutti gli spin nucleari, e a orientarli in un'unica direzione, la plastica diventa ferromagnetica, cioè una calamita. E questo è quello che succede. Quando quel qualcosa che sta succedendo, il miracolo, accade, tutti gli spin della materia vanno in un'unica direzione. Ma non è stata trasformata una cosa in un'altra cosa, è stata tolta una cosa e ce n'è stata messa un'altra. E qui si vede bene che c'è la sovrapposizione delle due, vedi? La sovrapposizione dei due oggetti. Questa è la macchina. Come dice Pelizza, e l'ha pubblicata, la macchina. In questa macchina in realtà si vedono delle cose che non hanno senso. I progetti sono molto complicati, sono questi. Ve li dico in 30 secondi. Ci sono due sfere di acciaio, mi sembra, che contengano mercurio, che sono messe in rotazione a 90 gradi. Una gira così, l'altra gira così. Ma anche Quirino Majorana c'aveva una sfera di piombo messa nel mercurio. Ma non è che Quirino Majorana, che stava studiando l'antigravità sostanzialmente, ha dato spunto a Ettore per costruire quello che c'è scritto in parte nel brevetto, cioè che queste due sfere rotanti, ruotando, producono un campo particolare, perché si crea uno zero point energy al centro di questi due. E questo zero point energy dovrebbe essere il punto da cui esce materia e antimateria. La materia serve per creare il raggio della morte e l'antimateria serve per ringiovanire Majorana. Oppure questa macchina serve per trasformare qualsiasi cosa in qualsiasi altra cosa. Ma le cognizioni di Pelizza, da un punto di vista fisico, sono zero. Per quale motivo? Cosa dice Pelizza ultimamente? Pelizza dice: se un giorno gli americani, che sono cattivi, mi fanno arrabbiare, io trasformerò tutta la CO2 del mondo in ossigeno. Ecco, così moriamo tutti, perché le piante respirano CO2. Se te hai tolto la CO2 alle piante, possiamo andare tutti a casa. Quindi l'idea di salvare l'umanità, ottima, meravigliosa, però c'è qualcosa nelle cognizioni di Pelizza che non sono all'altezza della situazione, e su questo non c'è ombra di dubbio.
La macchina non funziona in questo modo, la macchina fa un'altra cosa. Avete visto che questa perizia ha bisogno di credere che la macchina serva a un buono scopo, perché se no la sua parte animica non la fa funzionare. Perché una cosa è chiara, la macchina senza perizia non funziona. Perché non funziona? Perché dentro la perizia c'è una parte animica, la parte animica è buona ed è stata convinta in tutti questi anni che in qualche modo bisogna fare miracoli. Quindi la vera macchina, che non è quella che si è vista nel filmato che trasforma la plastica in oro, ma è un'altra macchina che fa un'altra cosa. Perché la macchina col raggio che esce in orizzontale, notte fa un effetto in verticale, punto numero uno. Quindi ci sono almeno due tipi di macchine, una finta e una vera, oppure la stessa macchina che viene utilizzata in due modi diversi. La macchina che avete visto prima, cioè sostanzialmente questa, ha un cannoncino da una parte, ecco, guardate qui, c'ha un cannoncino che è quello lì in basso, per cui la materia e l'antimateria che si forma in questo zero point energy, viene spiegato nel brevetto, è messa in condizioni tali da potersi separare. E l'antimateria segue un percorso che il cannoncino manda diretta all'oggetto che si deve annichilire. Ce la vedi te l'antimateria che fa un coso di gomito davanti alla così? Ecco, c'è qualche cosa che non va in questo cannoncino, cioè ci sono dei pezzi che sembrano finti, o che almeno Pelizza non vuole spiegare il funzionamento. Ma non è che non lo vuole spiegare, non lo sa nemmeno lui il funzionamento. Perché? Perché Majorana non gliel'ha saputo dire. Perché? Perché a un certo punto Majorana è diventata la copia di Majorana. L'alieno, il militare, gli ha messo la copia lì davanti per continuare la farsa, e il povero Pelizza probabilmente ci ha creduto. Probabilmente ci ha creduto. Perché il vero Majorana, chiaramente, una macchina così l'avrebbe costruita scrivendo un brevetto fatto per Benino, cosa che non è successa, non funziona così. La macchina funziona in un altro modo. Come possiamo immaginarci che funzioni la macchina? La macchina è vero che crea due sfere che sono rotanti, che creano, secondo l'effetto Barnett, un ipotetico zero point energy, da cui escono fotoni e antifotoni. O meglio, neutrini e antineutrini, ecco da dove viene l'idea del Pelizza. Questi neutrini e antineutrini, come sono all'interno della macchina, siccome c'è un campo elettromagnetico rotante, vengono staccati e da una parte si creano fotoni e antifotoni. In quell'istante la macchina serve per creare un buco spazio-temporale che ti porta nell'altra dimensione. Come diceva nella quarta fase Majorana, la macchina serve per trasformare la materia in antimateria, cioè per permettere all'alieno di là di venire di qua. Sapete cosa succede? Succede una serie di cose che ora vedremo fra un attimo. Il corretto funzionamento, quindi, i primi prototipi della macchina dovevano essere posizionati, orientati con un lato specifico verso il nord. Come la piramide di Giza e come tutti quegli strani monumenti che vanno orientati verso il nord. Ci sono delle altre macchine che funzionano in questo modo in giro, che devono essere orientate verso il nord. Poi Pelizza cosa fa? Scherma la macchina, e la schermatura si vede perché qui ci sono, lo vedete in modo un po' confuso, ma qua tutta una serie di schermi, tre o quattro, che non permettono al campo magnetico terrestre di entrare nella macchina, perché la macchina fa pochi Tesla, non fa una cosa grande, fa uno zero point energy, piccolo, che però diventa importante l'effetto, perché avete visto, materia e antimateria fanno del casino. No, però, siccome siamo in un campo di energia bassa, non alta, al contrario di quello che potrebbe sembrare, il campo magnetico terrestre, la radiazione di Schumann, ti rompono le palle. Per questo Pelizza è costretto ad utilizzare la macchina, i primi tempi, lo dice lui, in una grotta. Perché se no non gli funziona. È diretta verso nord, dove l'energia del campo
magnetico-terrestre sono azzerate verso il nord magnetico. Lo dice lui, noi non ci inventiamo nulla. La macchina serve probabilmente per trasformare la struttura dell'antimateria dell'alieno, l'alieno che noi chiamiamo Ra, in materia, così che esso possa venire nel nostro semiuniverso, poiché il suo si sta chiudendo. Altro che progetto ecologico di sto par di palle. Solo gli addotti possono costruire la macchina, perché essi seguono pedissequamente le istruzioni aliene, che invece, essendo non materici, non ci possono mettere le mani, non la possono costruire loro. L'alieno lavora sull'ego dei soggetti, Carrier, ed essi credono di essere importanti e che salveranno il mondo dai cattivi, mentre essi ne sono ignari servitori. Oh, poverino, non c'è solo Pelizza, qui ce n'è un altro, l'avete conosciuto? Cash? Quello che fa l'energia libera alternativa, anche lui vuole salvare il mondo dalla spazzatura. Te fa una macchina quasi uguale, con una sfera in cui invece di esserci il liquido dentro, mercurio, c'è un gas nobile. Purtroppo il segretario di Cash, per telefono qualche anno fa, mi disse che anche Cash aveva un esserino luminoso che gli diceva come si fanno le cose. E se voi andate a fare la storia di tutti quelli che hanno progettato e pubblicato prototipi di macchine che serviranno per salvare il mondo con l'energia libera, tutti hanno un esserino che gli dice come fare. Allora vuoi vedere che dietro c'è qualcosa di strano, che non è proprio quello che vogliamo noi? Guarda come funziona. L'universo, in fondo, è fatto come questa sfera qui, che ora ti faccio muovere se ce la faccio, se mi riesce, perché non è detto che mi riesca. Eccolo lì. Vedi? La sfera di materia e di antimateria dell'universo si trasforma in toroide e il toroide si ritrasforma in sfera. La sfera dal basso si alza perché è la coscienza che sale. All'inizio la nostra coscienza è zero, poi la divisione appare, poi la coscienza aumenta e tutto torna unificato. Nel mezzo c'è l'universo toroidale, che è l'universo di cui oggi la fisica quantistica e l'astrofisica parlano su tutti i lavori di fisica, ma nel mezzo c'è qualcosa di non ben compreso, cioè le due sfere, quando si sono staccate, hanno costruito dentro una zona, una vescica che si chiude. Ma non sarà quella la parte dell'universo da cui il nostro alieno, che noi chiamavamo Ra, ti dice che l'universo si chiude? Ed è per quello che in quella zona, descritta dall'antimateria, il Ra deve scappare, deve venire di qua. Ma per fare questo ha bisogno di una macchina che trasformi la materia in antimateria. È un'ipotesi. Un'ipotesi di lavoro. Questa ipotesi di lavoro, ti dico, è suffragata anche da un altro fatto. Perché il progetto sia credibile e sostenibile anche dalla massoneria, perché l'aliero non può fare niente che al massone non gli convenga, perché se no la massoneria non lo aiuta, allora tutti e due devono fare le cose, a uno gli conviene per qualcosa, a uno gli conviene per qualcos'altro. E l'aspetto ecologico è importante, perché l'aspetto ecologico è legato a una operazione massonica. Vai Nina! Questa la conoscete tutti, sì, piange, Greta Thunberg, piange per il progetto ecologico che noi poverini come facciamo. Bene, poverini come facciamo? Questa signorina qui è la copia di un'altra signorina, che ho scoperto essere questa signorina qui, che si chiama Severn Suzuki, e quando aveva 12 anni, nel 1992, è stata invitata alle Nazioni Unite e ha fatto lo stesso identico discorso di Greta Thunberg. Uguale, però di questo non ne siete a conoscenza, eh? E però c'è anche sulla rete questo discorso con le stesse parole identiche, gliel'hanno copiato, ed è del progetto ECO. Lei fa parte di questo progetto che si chiama ECO. Benissimo, tenete a presente questo nome, ECO. Ricordatevi Majorana col suo progetto del riscaldamento globale, il buco dell'ozono, eh? E dietro, ho preso questo signore, perché questo signore ha fatto una serie di video molto interessanti. Quello a cui mi riferisco, di cui c'è il link lì sotto, ha fatto un'osservazione molto chiara.
ha detto: se il nostro mondo si sta inquinando, c'è una problematica precisa, un agente inquinante, di cui nessuno vuol parlare. L'agente inquinante è l'uomo, il numero di esseri umani. Dice, ma ci sono tante automobili. Beh, ce ne sarebbero meno se ci fossero meno guidatori. Quindi meno esseri umani che nascono, vivono, muoiono e se comprano un'automobile. Quindi il vero essere inquinante, ragione inquinante di questo pianeta è l'uomo. Ma nessuno ti viene a dire fate meno figli. Dal Papa al Presidente degli Stati Uniti a quello russo ti dicono fatene tanti di figli. Perché? Perché tanti figli sono tanti esseri con parte animica. E all'alieno gli servono tanti esseri con tante parti animiche. Ma più siamo, più inquiniamo il pianeta. E allora l'alieno che cosa ha deciso di fare? Di costruire una bella macchina per distruggere la spazzatura. Ma non sarebbe stato meglio fare un sistema in cui la spazzatura non si produce? E non un mondo in cui la spazzatura si produce ma dopo si deve distruggere? Perché questa, vi posso assicurare che io ho insegnato qualche anno Green Chemistry, era una grande cazzata. Allora si capisce come Pelizza non ha consapevolezza di quello che sta facendo. Majorana non lo so a che punto, tanto ora non c'è più. Ma soprattutto l'alieno ci ha preso tutti per il culo. E questo mi sembra una cosa chiara. Alieni ed alienati contro la popolazione mondiale. Chi comanda sono gli industriali e si devono guadagnare sempre di più, poiché se guadagnano come l'anno passato, falliscono. Guadagnare di più vuol dire vendere di più, cioè produrre di più, cioè consumare di più e quindi inquinare di più. L'alieno vuole che ci siano più trappole per anime, cioè più esseri umani. Quindi invece l'alieno dovrebbe suggerire non una macchina che distrugge la spazzatura, ma un metodo per non farla. Questa è la cosa importante. E su questo non abbiamo dubbi. Allora, questo signore qui, che è Gigi Moncavo, è un bravissimo giornalista che ha una rubrica radiofonica su una radio internet. E lui ha fatto un'indagine. Ha stabilito che 117 milioni di dollari sono, stanno dietro a quelli che vengono chiamati eco bond. Eco, ricordi la Thunberg? Eco bond, che sarebbero emessi sostanzialmente dalla Banca d'Inghilterra in accoppiata con altre 30 banche del mondo per razziare tutti quei soldi che sono rimasti e che le banche non riescono a incassare. Le banche hanno già preso tutti i nostri soldi e li hanno trasformati in spazzatura, cioè tu dai dei soldi alle banche. Quei soldi, da quel momento, la banca ritiene che siano i suoi e li protegge come se fossero i suoi. E ti dà a intendere che sta proteggendo i tuoi soldi, però non te li ridà più. Buongiorno, sono venuto a ritirare il mio conto. Purtroppo non glieli posso dare, perché non ce l'ho. Perché i soldi sono stati bruciati, non ci sono più. E le banche devono, in qualche modo, avere l'opportunità di ridarti i tuoi soldi. Allora cosa fanno? Vengono e ti dicono, sale, c'ha 10.000 euro di risparmio, ma perché non li capitalizziamo, non li facciamo diventare, non compriamo, non cosiamo, non facciamo? E te, una volta che hai capito che quei soldi lì li hai persi completamente, perché non esistono più, pensa che le banche non accettano più neanche i propri assegni. Ti danno dei soldi, ci scrivono, questi sono soldi veri, una volta che te glieli ridai, vogliono i soldi, con un assegno non te li danno. Non si fida neanche della loro moneta. A questo punto bisogna razziare tutti i soldi del mondo, perché le banche dentro soldi veri non ce l'hanno più. 117 bilioni di dollari dietro l'eco, che te comprerai l'eco bond, perché l'eco bond, figurati, sicuramente frutteranno qualche cosa, perché tutti vanno dietro la eco qualcosa. Ecco, quell'eco lì è l'ennesima fregatura che le banche, gli industriali cercheranno di portare avanti per farti razziare gli ultimi soldi che ci sono, dopodiché sarà veramente il diluvio universale. Quindi
progetto alieno da una parte e alienato dall'altra. Il progetto di costruire una macchina che poi non funzionerà per quello scopo, ma tutti ci butteranno soldi dentro perché gli ecobond, noi siamo buoni, vogliamo che i nostri figli vivano nell'aria pulita, eccetera, eccetera, in realtà serve con un altro scopo, questo finto, a far crescere le banche e a far diventare più ricchi quelli che sono ricchi. L'altro scopo vero, è quello di costruire una macchina che permetta all'alieno Ra da casa sua di venire qui, e se lo fa siamo finiti, perché allora veramente è la fine. E allora alieni ed alienati contro la popolazione mondiale, questo è un po' il risultato finale della cosa. Noi ci troviamo di fronte, e la morale della favola è questa, l'umanità è preda di militari, alieni, ricchi, banchieri ovviamente, massoni, avete visto come la massoneria entra nel discorso alienologico? Perché la massoneria è legata alla macchina di Majorana? Perché ci vuol fare i soldi, perché dietro la massoneria c'è il gruppo di industriali che portano avanti un certo tipo di discorso, che è finto. E quindi ci ritroviamo la stessa massoneria che lavorava sui giornali ufologici, ce la troviamo con Majorana, che ovviamente dentro di sé c'è un alieno grosso come una casa. Ecco, sostanzialmente noi siamo soprattutto a questo punto vittime della nostra ingenuità, perché è una cosa importante comprendere questo, e poi finisco. Cioè, noi abbiamo passato gli ultimi 40.000 anni della nostra vita su questo pianeta a essere fottuti. Fottuti dai militari, fottuti dal potere della Chiesa, fottuti dal potere politico, fottuti da tutti. Dal potere della falsa scienza dei burioni, a cui continuiamo a volte a credere, no? Perché noi siamo 70 milioni di persone su questo pianeta, in Italia, 45% crede ancora, 45% va in Chiesa! 45% crede che il mondo abbia 4.000 anni perché così c'è scritto nella Bibbia. Quel 45% è quello che ha votato quei signori che sono al governo. E che ha votato anche quelli che c'erano prima e che voterà quelli che vengono dopo. Ma non è meglio stare a casa e non votare, cioè votare solamente per noi, noi che siamo il partito nostro. Allora perché a questo punto poi io mi sono interessato di Majorana? Mi sono interessato di Majorana perché questa è l'ennesima dimostrazione di come qualcuno dall'alto, con l'aiuto di qualcuno dal basso, te lo ha fregato per la milionesima volta. Grazie. Tanto. Se ci sono domande, ora o mai più. Prego. Quindi da quello che lei sostiene, da quello che posso aver capito, fondamentalmente l'universo che sta andando verso l'ordine si sta chiudendo, vuol dire che è come se sta diventando tutto uno spazio-tempo, potremmo dire così? Dunque, c'è una parte di universo che si chiude, se quello modello è un modello corretto, c'è una parte di universo che si chiude, ma c'è un'altra parte di universo che si espande, perché tutto poi diventerà un'unica cosa. Quindi, quello che succede nel modello è che a monte di una coscienza unitaria iniziale, però con un'entropia bassissima, ci sarà una coscienza unitaria finale, quindi come quella iniziale, però con un'entropia altissima. Cioè, sapremo perché avremmo dovuto passare attraverso l'esperienza della separazione, per poi riunificarsi. In questo contesto, l'alieno è sostanzialmente la parte speculare di noi che non abbiamo capito che esiste. Cioè, noi dobbiamo comprendere che c'è una parte di noi che non abbiamo capito, e comprendere che quella parte lì non ha capito come funzionano le cose. Quindi noi possiamo pensare solo alla nostra vicenda, perché non si può andare dall'alieno e dirgli guarda che non hai capito che le cose non stanno come pensi te, perché lui se ne fotte, perché lui non ha la possibilità di capire, perché sostanzialmente non ha la coscienza che abbiamo noi, perché l'alieno ci avrà l'ingegno di fare la macchina di Majorana,
magari ci saremmo riusciti anche senza l'alieno a costruire una macchina, perché poi magari nei prossimi mesi mi metterò lì a studiare anche come si può fare, quindi non c'è bisogno né di Majorana, né di, secondo me, né di Majorana, né di Pellizza, né dell'alieno, ce la facciamo da noi la macchina. Però dobbiamo passare attraverso una situazione in cui c'è una divisione, c'è uno scontro e incontro, cioè se noi comprendiamo rapidamente chi siamo, per forza di cose, dall'altra parte dello specchio, l'altra parte deve capire a specchio quello che noi abbiamo capito. Quindi l'unica possibilità che abbiamo di convincere l'alieno che sta sbagliando è di capire noi rapidamente. Professore, sì. Volevo chiedere, perché servirsi di Pellizza e dell'ipotetico Majorana per portare avanti questo progetto? Perché ci si serve di due addotti, uno con caratteristiche specifiche, cioè sapeva la fisica, e un altro perché sicuramente sono stati fatti incontrare, non si sono incontrati a caso. Pellizza e Majorana, sicuramente l'alieno fa così. L'alieno, anche quando ci sono coppie di persone, maschio e femmina, che si incontrano, che sono tutti e due addotti, che poi fanno subito un figlio e non si guardano più in faccia per il resto della loro vita, è perché l'accoppiamento serve per fare una razza più pulita, più perfetta, migliore, che dà origine a soggetti con una parte animica più energeticamente ciucciabile. E questi due si mettono insieme e non si sa perché. Dopo lo sapranno, acquisita la consapevolezza del problema, sanno che sono stati spinti da voci interne ad accoppiarsi. Però, siccome lì i due che vengono fatti, insomma, hanno delle caratteristiche intrinseche. Hanno delle caratteristiche. In questo caso loro non avrebbero potuto usare una copia dal momento che la matematica non è la nostra. No. No, 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 la coppia non funziona. La coppia perde consapevolezza di sé. Che cosa dice Pellizza? Pellizza dice: Majorana al mio amico che faceva tramite con Pellizza. Pellizza è riuscito a ringiovanirsi. E io dico al mio amico: ma allora la macchina non è più riuscita a usarla, perché secondo me quando tu ringiovanisci torni indietro nel tempo. Quindi perdi quella consapevolezza, cioè vai verso un'entropia negativa, torni indietro nel tempo, diventi stupido, torni a essere stupido. E infatti il mio amico che parlò con Pellizza e Pellizza gli rispose: è vero, Majorana per poter riutilizzare la macchina si è dovuto reinvecchiare. Io mi ricordo vagamente questa cosa, mi sembra che mi abbia usato questi termini, non mi vorrei sbagliare, ma questo è quello che ricordo. Cioè era prevedibile che l'invecchiamento e il ringiovamento non sono processi ammissibili. In questo universo si va in un'unica direzione. La copia, quella che secondo me è una copia, non la sa far funzionare la macchina. La copia serve solo a Pellizza per far vedere che c'è Majorana. È un Majorana strano, uno che scrive all'85%, all'80% come Majorana ma non è Majorana, uno che si fa vedere all'80% come Majorana ma non è Majorana, uno che non mostra niente di sé, perché uno che non sa neanche come funziona il brevetto della macchina, perché è così, non può saperlo. Perché la copia non lo può sapere, nella copia non c'è la consapevolezza e la coscienza di un essere umano vero, vivo. La copia non funziona. Tantissimi anni fa, quando in ipnosi si lavorava su queste cose, chiesi una cosa del genere a un soggetto in ipnosi profonda, all'alieno, alla memoria inattiva: ma perché non usate le copie? Perché la copia si rompe, mi dissero. Questa fu la risposta: la coppia si rompe. Vi ricordate la pecora Dolly? La pecora Dolly, nell'istante in cui era stata clonata, era vecchia. Infatti morì subito, cioè era giovane, ma le sue cellule morivano. Quello che si vede durante il fenomeno di adduzione è che l'alieno è costretto a rifare la coppia ogni tanto del soggetto, perché la coppia si degrada facilmente. Quindi la coppia non funziona. L'alieno poteva usare una copia di se stesso per mettersi dentro di lui,
Questa era la mia idea. L'Ariane dice no, non funziona, la coppia si rompe, voi durate di più. Certo. Posso, signor Maranga? Prego. Salve, da questa parte. Lì. Alla sua destra. Ah, sì. Buonasera. Ah, sì. Allora, io vengo da Bologna sì. E sono venuto stasera apposta per sentirla, ho sentito molte sue conferenze, le faccio i complimenti per le tante idee e riflessioni. E le volevo chiedere di Clementel, più che altro, perché sappiamo che era insomma, un famoso anche professore universitario, un famoso fisico, poi come dice lei, era uno scienziato, questo magari lo lascio giudicare agli altri, però sta di fatto che erano anche certi contatti che questa persona, essendo poi un dirigente di, insomma, dell'università, aveva anche con il governo, che era quello di Andreotti, se non erro, in quegli anni. Sì, vero. Per cui abbiamo anche delle prove certe, storiche, come diceva lei, che Clementel fu incaricato di fare funzionare questa benedetta macchina per capire se era tutto un bluff, come molti pensavano, o se questa macchina effettivamente, oltre all'hardware, diciamo, si hanno incaricato Clementel di trovare il software, come diceva lei, e sì. Pare che Clementel sia arrivato a una conclusione non di far funzionare la macchina, ma di aver capito che quella macchina aveva un logaritmo che funzionava non in base pi greco come tutte le macchine che noi conosciamo, la macchina che usiamo per il caffè, non sì. Adesso per qualsiasi cosa, sì. Ma in base a n, quindi una base naturale che era quel numero di Nepero, se adesso non vorrei dire cose troppo sì. Errate perché sì. Sono uno studente di fisica, ma non mi voglio. Sì. Per cui gli dico, e oltre all'interesse dello Stato italiano c'era quello belga che chiese, se non erro, di riscaldare una piscina sì. Con la prima fase. Sì. Alterando lo spin sì. delle particelle sì. Subatomiche della piscina sì. E subito dopo sì. Pare che Clementel riuscì a fare non Clementel, mi scusi, che Pellizza riuscì a far funzionare la macchina a riscaldare la piscina sì. Gli chiesero a quel punto di distruggere con l'antimateria, quindi fase 2 o fase 3 se non era un carro armato e lui si rifiutò. Quindi la domanda è effettivamente se c'è anche un coinvolgimento a livello statale degli Stati Uniti, della Repubblica Italiana e del Belgio, questa macchina e il logaritmo di funzionamento di questa macchina, qualcuno in qualche tempo, in qualche modo, l'ha posseduto? Assolutamente sì. Allora, la mia ipotesi è la seguente. Pellizza fa, dice lui, 228 macchine. In realtà mi si dice, proprio l'altro giorno, che ne ha fatte molto di più. Però lui ha dichiarato 228, io ho detto 228. Che i servizi segreti americani gli abbiano preso tutte le volte che lui costruisce una macchina, gliela riprendono e gliela portano via. Una cosa che credo che Pellizza non abbia capito è innanzitutto che lui crede che la macchina funziona solamente quando c'è lui. Questa non è una cosa secondo me vera. Gli americani gli portano via le macchine semplicemente perché non vogliono che questa macchina venga fuori, perché gli americani questo tipo di tecnologia ce l'hanno da almeno 70 anni, ce l'hanno già, così come gli italiani sanno perfettamente dell'esistenza degli alieni, dell'esistenza che questa macchina potrebbe produrre delle problematiche, che questa macchina non fa quello che deve fare e quindi i militari di tutto il pianeta sono sostanzialmente, dal mio punto di vista, d'accordo sull'eliminare queste macchine, eliminare queste situazioni, semplicemente prenderle, distruggerle, portarle via, non, oppure utilizzarle a casa loro, ma non farle utilizzare in un modo, come si dice, non consono, perché sostanzialmente se l'alieno di là viene di qua è un casino. Quindi il militare non vuole che questa cosa si verifichi. Quindi sostanzialmente la macchina non deve essere utilizzata. I principi fondamentali tutti li sanno. Io la cosa di Nepero e dello spin è importante, perché l'alterazione dello spin è in realtà la riduzione della velocità di spin, cioè lo spin deve essere fermato. Quando uno ferma lo spin, vedete cosa succede? Che il fotone
non si converte più velocemente in antifotone, e allora fotoni e antifotoni a quel punto possono essere separati. Questa è la stessa cosa che accade sull'orizzonte degli eventi di un buco nero, che sta a 1,062 Kelvin secondo Hawkins, che è la temperatura dell'orizzonte degli eventi del buco nero. In quell'istante è così freddo lì che in quell'orizzonte degli eventi, quando nasce un fotone e un antifotone, possono essere separati perché stanno fermi per un po'. L'evaporazione del buco nero. L'evaporazione del buco nero, che Hawkins spiega in un modo, io spiego in un altro modo. Cioè, quello di Hawkins non mi convince per niente, anzi, Hawkins ha detto sostanzialmente, che poi ci ha ripensato, il problema è nella esistenza del fotone e dell'antifotone. Cioè, si deve capire una cosa fondamentale, che se esistono i neutrini elettroni, che sono i neutrini di Majorana, le particelle di Majorana, il neutrino elettrone è fatto di un fotone e di un antifotone. Questa cosa non deve venire fuori, perché se si scopre che c'è l'antimateria, si scopre che tutta una serie di cose possono essere fatte in un certo modo, e chi comanda non vuole che queste cose vengano fatte. Per esempio, io ho il buco nero e mi chiedo perché sto buco nero è un buco nero. È semplice, perché non esistono sull'orizzonte degli eventi due fotoni che vengono creati così, perché si romperebbe la simmetria CPT della fisica, cioè carica, parità e tempo. Allora si crea un fotone e un antifotone. Il fotone, che ha massa positiva, cade nel buco nero. L'antifotone, che ha antimassa, viene proiettato fuori, ed è la vera radiazione di Hawkins. Ma nell'istante in cui l'antifotone viene buttato fuori, l'antifotone si ricorda di essere antifotone e va indietro nel tempo, pum, e scompare. Quindi il buco nero appare come un buco nello spazio-tempo, veramente, che noi non potremmo mai vedere. Invece, dal buco nero vengono fuori i fononi. Gli antifononi cascano sul buco nero e i fononi escono, come si vede dalle fotografie del collasso di due buchi neri che hanno emesso rumore. Allora, come mai il fonone esce e il fotone entra nel buco nero? Perché il fonone, si vede dai lavori scientifici pubblicati, ha una massa negativa, c'è un termine derivata, V-C in DT. Velocità del fonone. Il fonone cos'è? È un fotone che tu fai passare in una marmellata fredda. Il fotone che entra nella marmellata fredda si raffredda e diventa massivo. Nel diventare massivo è come se desse un calcio alla marmellata e la sposta. Lo spostamento della marmellata è stato misurato. Quindi il fonone che ha massa, antimassa, sostanzialmente viene iniettato dalla buco nero, perché l'antimassa, secondo i calcoli pubblicati sui lavori di fisica quantistica, cioè l'antimela casca verso l'alto, e anche se i fisici dicono il contrario, però i calcoli gli mostrano che non è così, e loro stanno facendo all'Hadron Collider un esperimento in cui stanno creando un antiidrogeno per vedere se questo casca per terra o va per aria. Evidente che se te fai questo esperimento non lo sai che cosa sta succedendo. Allora tutti i calcoli di fisica ti dicono che le cose stanno così, non la prendono in considerazione questa cosa. C'è già scritto tutto in letteratura, senza bisogno di inventarsi niente. Quindi esiste il fotone ed esiste l'antifotone, come esiste il fonone e l'antifonone, come c'è scritto in letteratura. E questo spiega il neutrino di Majorana, che è fatto di un fotone e di un antifotone. C'è scritto anche nel mito questa cosa qui, nella fisica antica, yin e yang, cosa fanno vedere? Una roba bianca con un punto nero, una roba nera con un punto bianco. Cioè l'antimateria non è una cosa che sta da un'altra parte. L'antimateria è una cosa come la materia, fatta di materia e di antimateria, di cui l'una è l'immagine speculare dell'altra. Solamente che noi, per problemi di elicità, ci rendiamo conto solo dei fotoni, perché gli antifotoni hanno un'elicità che con la materia non possono interagire, quindi noi dovremmo vedere tutti e due, fotoni e antifotoni. Invece possiamo vedere solo i fotoni, perché l'antifotone non può interagire con noi, a meno che non c'è un calcolo statistico e probabilistico. Allora c'è una piccolissima probabilità che un antifotone interagisca con la materia, ed è noto in un lavoro che io ho fatto vedere qualche conferenza fa, che se pochi antifotoni colpiscono la materia, ci si attende, da un punto di vista teorico, che quella materia venga proiettata indietro nel tempo. Questo è già scritto sui lavori di fisica quantistica, quindi magari non sarà vero, ma io non mi sono inventato cose.
faccio un'ultima domanda già che ci sono su Tesla, perché mi sembra in qualche modo collegato, nel senso che già prima di Majorana, prima di Marconi, prima di tanti fisici, è stato il primo forse contemporaneo di Einstein che ha contestato appunto la teoria dello spazio curvo, sì. Perché io ho guardato diverse sue interviste, sì. E lui diceva che lo spazio non può essere curvo perché lo spazio curvo è caos, mentre sì. E tutto, guarda caso, le ricerche, i brevetti di Tesla, quando lui è morto a New Yorker Hotel, guarda caso, tipo i brevetti di Majorana, sono spariti, sono scomparsi, nessuno ne ha più potuto fare nulla, anzi sono stati ritrovati, pare, 12 bauli su 34, adesso non ricordo esattamente gli altri, pare che erano già presi da Cina. Ho capito, sì sì, certo. Quindi anche qui c'è da capire che sospetto. C'è qualcuno dietro, che è dietro a queste grandi persone, o se queste, anche Tesla era un addotto. Su questo noi non abbiamo informazioni, però c'è un grosso sospetto. Che Tesla avesse qualche problematicità di quel tipo lì. Lui ha sempre detto che le sue invenzioni le vedeva e non le ha mai create lui, cioè lui ha detto che il motore è quello che usano oggi tutte le macchine elettriche, quello che si usa nella lavatrice, che ha inventato lui non lo ha inventato, lo ha visto girare nel sole e lo ha riprodotto. Sì. Questo è quello che la sua intervista. Sì, 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 sì. L'aspetto fondamentale è che noi vediamo che in fisica tutte le formule sono meravigliosamente esatte, le uniche formule sbagliate sono quelle in cui entra la massa. A nessuno gli è venuto in mente che la massa non esiste, o che comunque va trattata in un altro modo. Ecco, la teoria dell'universo olografico di Verlinde ci viene in aiuto perché ci dice che la massa non c'è, semmai c'è una massa olografica. Questo per dire. E soprattutto l'aspetto della massa, se uno capisce la massa come è fatta, se uno capisce che i fotoni diventano gravitativi, cioè massivi, come dicono i fisici, allora ci sono degli antifotoni che sono antimassivi. E questo si vede perché l'antifotone, cioè il fotone, l'antifotone con una massa negativa, a lui corrisponde una velocità negativa e corrisponde un'energia negativa. Ai tempi di Einstein scartò l'idea dell'energia negativa, tanto è vero che la famosa formula E uguale mc al quadrato prevede dall'estrazione di una radice quadrata due soluzioni, una positiva e una negativa. Einstein non aveva consapevolezza di cosa volesse dire energia negativa, ha detto non so che cazzo è, la elimino, non la prendo in considerazione. E questa cosa invece ora si sa cosa vuol dire, è un'energia che sta dall'altra parte dello specchio CPT e che quindi ha una simmetria sostanzialmente opposta a quella dell'energia, l'antienergia come l'antivelocità, non è che è un'antivelocità, è una velocità che ha, se vuoi, un vettore che va dalla parte opposta dello specchio CPT. Da questo punto di vista Einstein ha fatto un errore grave, una radice quadrata, uno dei due valori della radice quadrata, quello negativo, l'ha eliminato. Maxwell ha fatto la stessa cagata. A un certo punto, quando calcola la velocità della luce, C al quadrato uguale 1 diviso suscettività magnetica e permissività elettrica, fai la radice quadrata e scopri che ti viene 1 diviso la radice quadrata di mu con 0 per epsilon con 0. Uno dei due termini può essere negativo, o anche tutti e due. E allora Maxwell cosa ha fatto? Ha detto la radice di meno 1 è uguale a meno la radice di 1. Se io faccio un errore del genere mi fanno fare a calci nel culo il giro della galassia, il professore di matematica, e a Maxwell gli hanno dato il premio Nobel. Cioè, c'è per forza qualcuno che ti dice no, non la tiriamo fuori l'energia negativa, perché sennò succede casino, perché capire che esiste l'energia negativa vuol dire capire che esiste la sintropia, per esempio di Fantapier, e cioè comprendere che l'universo è fatto nel modo evideonico, e cioè capire che la coscienza si è divisa in due, Shiva e Vishnu, se direbbero gli antichi, e cioè comprendere che noi stiamo facendo un percorso di divisione per tornare all'unità. Cioè, tutto ciò che comporta la presenza di energia negativa comporta l'idea che noi siamo qui per fare l'acquisizione di consapevolezza, perché noi siamo i creatori dell'universo, e questo chi comanda non lo deve far sapere. Questo è il mio punto di vista, senza essere MK ultrista. Prego. Io volevo darvi una dinamica. Prego. Posso? Prego. Ma prima abbiamo parlato della palla di piombo inserita nel bagno di Mercurio.
Per cui ritorniamo sempre al discorso che dice il mercurio isola la palla di piombo, dire, io invece sapevo che il corpo immerso in un... Sì, no, perché mi sono espresso male. Quando l'ho detto direi che c'è qualcuno che mi dice questo, in realtà non è proprio così, è una palla di piombo introdotta in un recipiente di mercurio, ma non a galla nel mercurio. Ah, ecco, sì. Cioè, un recipiente fatto con le pareti in cui dentro c'è il mercurio, ma non sono a contatto tra di loro. E risulta differente il peso. Sì, no, perde peso. Perde peso, come se fosse immersa in un fluido, un qualcosa. Come se fosse immersa in un fluido, sì. Come se fosse immersa in un fluido. E a Majorana, nipote, gli deve essere venuto in mente che se lui questa cosa, questa esperienza, la faceva con una piccola variante, cioè faceva girare la palla, lì lo zero point energy, cioè il punto in cui il peso si perde, si allarga. Ed ecco che nella macchina di Majorana ci sono queste due sfere, una che gira in un senso e una che gira nell'altro senso, per ottenere un certo tipo di risultato. Lo stesso tipo di risultato che oggi si ottiene, e anche lì non te lo vogliono far vedere, prendi un anello, che è un superconduttore, ma potrebbe essere un anello qualsiasi, e lo fai girare sul suo asse in senso antiorario. L'anello perde di peso. Ma solo se lo fai girare in senso antiorario. Se lo fai girare in senso orario, no. E nessuno sa perché. Perché? Io lo so perché. Perché le Videon è fatto così. Nelle Videon c'è il fotone che gira in questo modo. Quindi, quando il fotone gira in questo modo, in qualche modo, la sua rotazione, il suo spin, è quella cosa che crea la massa. Se io prendo lo spazio-tempo e lo giro con la stessa velocità a cui il fotone ruota, è come se il fotone, la pallina, rimanesse ferma. E quindi, in qualche modo, faccio diventare il fotone non gravitativo. Cioè, perde massa, perde peso. Ma questa cosa non succede se io faccio girare tutto nell'altro senso. Perché si può andare al massimo alla velocità della luce. E facendo girare tutto l'ambaradan nell'altro senso, più della velocità della luce non vado e quindi non ho nessuna perdita di niente. Quindi vedi che le Videon ti spiega anche l'effetto gravito elettromagnetico, che nessuno ha ancora capito come funziona. E le pallette colorate. Ighina. Sono stato l'ultimo a intervistare Ighina prima che morisse. Non ho mai pubblicato quell'intervista, ma sai cosa mi ha detto Ighina? Mi ha detto che a lui e a Marconi c'erano due signori che gli entravano in camera, uno alto e biondo vestito di azzurro e un altro piccoletto nero, che gli dicevano come costruire le cose. Un docoglio coio lì, eh? Prego. Sì, è di qua. Ah, diciamo, vabbè, fate finta che io guardi nella direzione giusta, tanto nel mezzo ci siete. Una domanda riguardo, vabbè, non questo argomento, però nei mesi di agosto, insomma prima della scuola, facevo diversi sogni riguardo Apocalisse, riguarda questo periodo del Covid o... No. No, non credo, cioè il sogno deve essere contestualizzato in ogni caso. Le apocalissi che si sognano di solito sono la rappresentazione, dipende come sono contestualizzate. Io analizzai tanti anni fa questi tipi di sogni. Allora, tipi di apocalissi ce ne sono diversi tipi. Per esempio, le suore di clausura sognano apocalissi che vengono dal cielo sotto forma di cose fiammeggianti. No? Invece gli addotti sognano onde che ti travolgono. Quindi sono sempre l'acqua, l'aria, il fuoco e così via, che sono le rappresentazioni della parte animica, della parte mentale, della parte spirituale. Nel caso delle suore di clausura è la parte spirituale, che in qualche modo, cioè la parte maschile di sé, che in qualche modo non è in armonia con l'ambiente, ovviamente, se no non facevi la suora di clausura, e quindi, siccome il sogno è un bisogno, sostanzialmente durante la notte la parte spirituale che ha degli scompensi deve cercare di compensare la realtà di tutti i giorni. Invece, per esempio, il twister.
Il twister che si sogna è il vento che arriva e distrugge tutto, e nel sogno, in questo caso, il sogno è sempre dettato dal fatto che non muore nessuno, non succede nulla, il vento distrugge tutto, ma c'è l'immortalità di fondo, perché la parte animica che è rappresentata dal twister in qualche modo è immortale, e quindi nel sogno non c'è nessun passaggio. Mentre il passaggio dell'onda, l'onda è la mente, l'onda è l'acqua, la mente, te sei in alto, vedi l'onda che arriva e il cervello che ammazza tutti, che distrugge tutti quanti, e te di solito non sei distrutto da questo, perché è la mente della società, tu vedi un pianeta che non capisce un cazzo e quindi la sua mente distrugge praticamente e omogenizza tutti quelli che non capiscono nulla. Cioè, il Covid, cioè. Ma te che fai questo sogno sai che ti salverai, perché te non sei come loro. Ecco, questi sono diversi tipi di sogni che però avevano, secondo me, un significato chiaro. Innanzitutto, professore, grazie. Prego, prego. Tutti i tuoi studi e tutti quelli che magari faranno in avanti. Allora, abbiamo parlato di neutrino e antineutrino. Per quel che io sappia, in Italia abbiamo un laboratorio, quello sotto il Gran Sasso, dove appunto lì, non a caso proprio quel punto, fanno questo tipo di esperimenti. È uscito anche un articolo di una rivista della nostra regione Abruzzo, in gennaio 2020 di quest'anno, sì, che parla proprio di questi esperimenti dei neutrini e antineutrini, presi proprio dagli ultimi studi pubblicati di Ettore Majorana. Sì. C'è da dire che quel posto è soggetto anche ai servizi segreti militari americani. Bala. Noi siamo di lì, quindi conosciamo bene la situazione. Sì, sì. Quel posto nel 78, come lei sa, rientra nei tre punti del triangolo dell'Adriatico, perché è stato soggetto di numerosissimi casi ufologici. Tant'è proprio da coniare questo triangolo dell'Adriatico, questo termine. Sì. Poi ne parla anche un amico di Gaspare D'Alama, I know my chicken, sì, sì. Del caso Amicizia, dove a sì. Emilio Segre sì. Gli viene chiesto: ma i V-56 sono rimasti ancora nelle loro basi? No, sono partiti tutti, però una base è rimasta, praticamente è il Gran Sasso, sì. Viene chiamato anche il gigante che dorme, sì. O la bella addormentata. Sì, sì. Ci sono altre coincidenze, anche nella mitologia, la mitologia greca, si parla di una guerra in Frigia, dove tra gli dei, i giganti, i titani, Hermes viene colpito a morte, insieme a sua madre Maia, vengono proprio in Abruzzo, perché lì c'è una pianta che a quanto pare curava Hermes. Poi magari sì. Non sarà una pianta, c'era già una base, potrebbe sì, essere. Sì. C'è una storia lunga lì. Sì, è lunga, infatti diciamo che le coincidenze sono tante. E una cosa che mi sono accorto io, dal mio modestissimo punto di vista, è che il Gran Sasso si trova, non avendo gli strumenti adatti, il Gran Sasso si trova proprio sulla metà della linea di San Michele, proprio tutta la catena degli Appennini segue quella linea, e magari a chi fa questi esperimenti sotto il Gran Sasso ha bisogno anche di un'energia, passatemi il termine, esoterica, oltre a un'altra coincidenza, ci sono degli studi che nel periodo giurassico, a quanto pare, è caduto un corpo astrale, perché il mare Adriatico nel periodo giurassico non c'era. Diciamo che questa teoria porta il fiume Po, che sfociava in Puglia, quindi il Gargano era l'inizio poi sì. Del mare, il resto era tutto ricoperto da, non dall'acqua sicuramente, sì, dalla sì, terra. Sì, sì, certo. Quindi cade questo corpo celeste e si nota infatti che tra Ancona e il Gargano tutta la costa adriatica fa una bella linea curva e proprio nel mezzo, in direzione al Gran Sasso, se si vedono
le scansioni dei fondali del mare si nota evidentemente proprio una fessura dentro sì, in questo corpo celeste che è caduto e ha spinto poi diciamo la roccia e da lì in poi il volto del gigante ha assunto questa leggenda, insomma. Certo. Però cadendo questo corpo celeste sono state ritrovate delle tracce di iridio. Io adesso non sono un chimico, quindi lei ci potrebbe dire. Magari alcuni pezzi importanti di iridio sono finiti sempre in direzione verso questo gran sasso, sempre lì questo laboratorio. E magari Ettore Majorana, che forse è stato preso dai servizi segreti americani, magari l'hanno portato lì, posto al sicuro. Cioè, non credo. Cioè, dunque, innanzitutto. Quello che poi fanno lì al Gran Sasso è una cosa abbastanza misteriosa. Tutte le volte che ci sono cose misteriose e che qualcuno vuole nascondere le cose, quindi non c'è necessità di nascondere niente. Io sarei uno che se andassi al governo, non ci andrò mai ovviamente perché non è compito mio andare al governo, se la prima cosa che farei è a calci nel culo tutti i servizi segreti, poi la massoneria eliminata dalla faccia della terra, e quindi ci sarebbero poi le cose messe a disposizione di tutti. Se qualcuno ha dei segreti da nascondere è brutto segno, in qualsiasi senso, io ho questa idea qui. Ci sono degli interessi fortissimi dietro queste cose, come c'erano degli interessi e ci sono, per esempio, nel caso della fusione fredda. La fusione fredda è qualcosa che funziona, mi sembra che ci siano degli brevetti molto interessanti anche del CNR italiano e di alcuni scienziati e fisici come Emilio Del Giudice, e la cosa interessante che Emilio Del Giudice diceva è che quando noi avevamo fatto questo brevetto, avevamo fatto una macchina che produceva il 65% dell'energia in più e avevamo portato i nostri risultati a Rubbia ha fatto di tutto per affossare questa cosa. Sembra sostanzialmente che Rubbia avesse degli interessi con gli americani, ma sono interessi di natura politica soprattutto e anche militare, perché la fusione fredda prevede di poter costruire delle piccole bombe atomiche a casa, e quindi siccome gli americani hanno sempre paura che qualcuno gli vada perché a specchio, siccome loro rompono i coglioni a tutto l'universo, si aspettano sempre che qualcuno gli rompa le palle a loro, e allora preparare, cioè dare a tutti la possibilità di costruire bombe atomiche in miniatura non gli faceva piacere. E poi sostanzialmente perché gli americani sono, come la grande massoneria mondiale prevede, noi dobbiamo finire il petrolio e lavorare col petrolio, quindi nuove forme di energia a noi ci devono essere negate, perché nuove forme di energia prevedono sostanzialmente che noi si potrebbe vivere in pace con noi stessi, perché è l'energia che ci costa un sacco di soldi, quindi è per l'energia che noi mangiamo e andiamo a lavorare e dobbiamo mantenere questa cosa. L'energia a basso costo prevede che gli esseri umani avrebbero il tempo magari di non andare neanche più a lavorare, tanto c'è l'energia a basso costo. No, noi nel mondo, in Italia soprattutto, dobbiamo continuare a lavorare. Sempre, non fermarsi mai, perché se ti fermi pensi, e se pensi forse ti ricordi chi sei, e il potere questo non lo vuole. Professore, mi perdoni, quanto manca alla rappresentazione del processo di unificazione? Universo antiverso unificato? Dipende. Se ci basiamo sui calcoli della fisica, l'universo ha 13,8 miliardi di anni e dovrebbe vivere circa 16,5 miliardi di anni. Questo se i calcoli sono esatti e sono basati sul fatto che il fotone ha massa, perché se il fotone non ha massa è immortale. Quindi purtroppo non si finisce mai, ma se il fotone ha massa, piccola piacere, e si comporta in quel modo lì, ci mancano ancora 5 o 6, 3, 4 miliardi di anni. Quindi dai, ancora un piccolo sforzo e ce la facciamo. Scusi, e questo periodo può capitare qualcosa? È l'unica cosa che può capitare è che noi si sia costretti a fare il vaccino. Lei lo farà? Mai!
Professore, se permette, più che una domanda, una battuta. No? Sì. Lei ha citato Pecoraro alias Carpeoro, no? Che è notoriamente massone, lo dichiara. Ho visto un video su YouTube che questo Pecoraro Carpeoro accusa lei, Malanga, di appartenenza a una loggia massonica, sì, in quel di Pisa, sì, la misteriosa, sì, loggia americana. Sì, sì. Vero. Rispondo. È un bugiardo. È un bugiardo perché se ne avesse le prove le dovrebbe tirare fuori, no? Allora lui mi sembra che in quel video sostiene che ha delle lettere, non so che lettere siano, in cui c'è scritto questo. Io, siccome poi la loggia massonica di Livorno, che è una loggia massonica americana, è quella da cui dipendeva sostanzialmente la P2 di Licio Gelli, a me questa cosa mi fa girare un po' coglioni, capito? È strano che poi un massone accusi me di essere massone come se fosse una cosa negativa, cioè non ha neanche la coscienza di quello che dice, fuma troppo secondo me. Quella sbagliata però. Sì. Quello che capita. Oh, però se lui mi vuol portare in tribunale io sono contento, così vediamo chi è che gli ha detto questa cosa. Perché purtroppo non ci si può fidare, vedete, non ci si può fidare tanto. Io non posso dire delle cose che so di questi personaggi, perché sennò mi rompono le scatole poi, capito? Devo fare ancora qualche conferenza, poi magari fra un anno li finisco di sputtanare. Professore, prego. Nella sua visione dell'universo, come si colloca la vita organica? Nel senso, lei dice che per l'entropia tutta la materia dell'universo va verso una situazione di sempre maggior simmetria, sempre maggior, sì, ordine. Invece a me sembra, osservando come si comporta la vita organica, le cellule viventi, tutto, che la vita organica sia una forza che organizza invece la materia dell'universo, diciamo creando differenziazione, non creando simmetria. Quindi sì, questo come si colloca? Dunque, io credo che la differenziazione sia una cosa fondamentale per l'acquisizione di consapevolezza. Ma credo che la differenziazione e la simmetria non abbiano nessun rapporto tra di loro. Cioè una cosa può essere differenziata, ma non per questo perdere simmetria. Quindi la vita organica poi ha un significato preciso, che ha a che fare secondo me con la molecola dell'acqua. Perché si parla spesso dell'idea che la molecola dell'acqua è la molecola della vita. Allora, innanzitutto bisogna capire bene che cosa si definisce per cosa vivente. Allora, sono state date diverse definizioni di cosa vivente e nessuna definizione poi abbraccia la realtà. Perché c'è questa grossa difficoltà nel definire che cos'è un essere vivente? È semplice, secondo me, perché noi non abbiamo consapevolezza di cosa vuole essere un essere vivente, cioè non abbiamo consapevolezza di noi e quindi non ci sappiamo definire. Io ho una mia definizione di essere vivente, poi torno all'acqua. L'essere vivente è quella cosa che ha coscienza. Un computer non potrà mai essere un essere vivente. Un computer non potrà mai comandare il mondo. Perché non è un essere vivente, perché non ha consapevolezza di sé, perché non ha coscienza di sé. Puoi fare il computer che ti pare, ma un computer con coscienza non lo avremo mai. E ecco, su questo sono d'accordo anche col professor Faggin, che qualche anno fa fece una conferenza sulla consapevolezza della coscienza al Palazzo dei Congressi con Dalai Lama. Non aveva tanto chiara la differenza tra consapevolezza e coscienza, ma alcune cose ce l'aveva chiare. La molecola dell'acqua è una molecola che è la molecola che sostanzialmente è comune, sembra essere comune a tutti gli esseri viventi. No? Ma per quale motivo? Questa è una cosa che D'Emilio Del Giudice ha chiarito, secondo me, chiaramente. Cioè,
La molecola dell'acqua è come? L'acqua è come una serie di pendoli, un ossigeno e due idrogeni, che sono delle gambettine, in qualche modo, no? Così, un po' buttate così, che fanno dei movimenti. Questi movimenti, tra parentesi, alle spettroscopia infrarossa, si vedono bene, eccetera, eccetera. Sono dei pendoli. Allora, questi pendoli, messi in un campo, teoria dei campi quantistica, prevedono che se il campo vibra a una certa vibrazione, questi pendoli in determinate condizioni possono vibrare tutti alla stessa vibrazione. Questo che cosa fa? Si crea quel fenomeno di risonanza, per cui la risonanza è legata all'informazione, per cui tutta la informazione che sta da una parte dell'universo, attraverso quella che è la molecola di acqua, può passare attraverso tutti gli esseri umani con coscienza, che sono fatti di molecole di acqua. È come se noi, attraverso quindi il solvente, l'acqua, riuscissimo a metterci in contatto con tutto l'universo, perché attraverso la vibrazione delle molecole di acqua, la vibrazione è la rappresentazione di un seno di omega t più phi, cioè una informazione. L'informazione cambiata di segno è entropia, l'entropia è misurata dalla consapevolezza di sé, perché l'entropia è la coscienza, il delta S è la consapevolezza. Quindi noi in qualche modo potremmo essere consapevoli, se lo sapessimo, se ne fossimo veramente consapevoli, di tutto ciò che accade attraverso l'universo, attraverso la molecola dell'acqua. In questo processo si crea questo fenomeno che è di vibrazione simmetrica, in cui tutti i corpi, tutti gli esseri umani, tutte le cose viventi hanno le molecole di acqua che vibrano alla stessa frequenza. È come quell'esempio, quel filmato di quei metronomi giapponesi che vengono messi tutti in moto, e questi metronomi giapponesi, se messi su una superficie che è in grado di passare l'informazione, a un certo punto cominciano a vibrare tutti insieme. Lì la coscienza e l'entropia aumentano, perché aumenta la simmetria. Che cosa è successo? È successo che siccome l'entropia è uguale almeno al logaritmo dei microstati, ogni microstato è un pendolo, se c'ho prima 100 pendoli che pendolano tutti in un modo diverso, dopo c'ho sempre 100 pendoli che pendolano però tutti con la stessa frequenza, no? Bene, questo vuol dire che per aumentare l'entropia il numero dei microstati deve essere diminuito. Ma come? Avevo 100 pendoli prima, c'ho 100 pendoli dopo? No, dopo non ci sono 100 pendoli, c'è un pendolo solo fatto di 100 unità diverse. E quindi il meno logaritmo di 1 è un numero più grosso a livello di entropia che il meno logaritmo di 100. Che cosa è successo anche in quel momento? Che in qualche modo non c'è stata differenziazione, perché tutti i pendoli hanno cominciato a vibrare tutti nello stesso modo, cioè hanno abbandonato la differenziazione in favore della simmetria dell'universo. E un'altra delle cose che capita, a cui noi spesso non comprendiamo, è che gli studenti di chimica miei non capivano, perché non gliela avevo spiegare io la termodinamica, gliela spiegare il professore di chimica generale, ma siccome il professore di chimica generale è lungi dal sapere determinate cose, perché ha vinto il solito concorso truccato, probabilmente, non lo so, c'è un problema che è legato alla stabilità. Le cose più stabili sono, più hanno un contenuto di energia più basso. Benissimo. Allora, ci sono delle cose che vengono dette stabili, che hanno un alto contenuto di entropia, e quindi bassa energia, e delle cose che vengono chiamate metastabili, che te non ti accorgi che non sono poi così tanto stabili. Per esempio, noi in Italia siamo in una situazione metastabile. Nonostante lo Stato ci vessi con la sua mancanza di consapevolezza rispetto ai cittadini, limitandone la propria libertà tutti i giorni, noi non facciamo un cazzo per dimostrare che la cosa non ci piace. Perché? Noi siamo una pallina in una buca. Questa pallina è una buca, se la spingi a destra o la spingi a sinistra, la pallina crede sempre che se sta ferma sarà nel minor contenuto di energia possibile. Quindi noi pensiamo che stando lì, tanto anche se ci muoviamo o andiamo a destra o andiamo a sinistra, facciamo solo casino, ma dalla buca non si esce. Invece questo è uno stato metastabile, perché se tu fai un pochino più in alto scopri che c'è una buca che ti porterà in basso.
Questo è uno stato metastabile, questo è uno stato stabile. Come si passa dallo stato metastabile allo stato stabile? L'evoluzione. L'evoluzione non è quella che c'è scritta sui libri. L'evoluzione ha una nuova teoria, che è la teoria del 3, T-R-E. Si chiama 3 proprio perché è la terza possibilità. Non ci ha fatto Dio, non viene fuori dall'evoluzione, ma c'è la teoria del 3, cioè la teoria della risonanza evolutiva. Quando la scatola, l'universo, vibra alla stessa frequenza delle robe che ci sono dentro, le robe che ci sono dentro evolvono. Guarda con la pallina. Pallina. La pallina sta in una scatola. Io comincio a far oscillare la scatola e la pallina dentro comincia a oscillare fino a un certo punto in cui esce e va qui. A questo punto, quando il sistema oscilla alla stessa oscillazione della pallina, la teoria del TRE del 3 dice che c'è la evoluzione del sistema. Quindi noi siamo in un momento in cui crediamo che tutto sommato non riusciamo a fare niente. Ci sarà un istante, speriamo, in cui qualcosa accadrà, e nell'istante in cui qualcosa accadrà, quello sarà il momento in cui ci sarà l'evoluzione. E l'evoluzione accade solo se noi vibriamo alla stessa frequenza del campo morfogenetico, direbbe Sheldrake, nel quale siamo immersi. Quindi è una cosa che ci dobbiamo aspettare da un momento all'altro. No Darwin, no Darwin, no Dio. TRE. Quindi professore, se un giorno, se un domani ci obbligano a fare il vaccino e chi non lo fa non potrà più prendere i mezzi pubblici piuttosto che andare a lavorare. Sì, cosa succederà? Succederà che noi ci dobbiamo prendere le responsabilità della nostra vita. Se 70 milioni di italiani non vanno più a lavorare, vuol dire che domani mattina il vaccino non lo fai più? Però quei 70 milioni andranno a farsi vaccinare sicuro. 70 milioni no, la metà. Ma guarda che anche là, anche un decimo è un grave casino per l'Italia. Speriamo. No, 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 speriamo troppo poco, ne siamo sicuri. Perché è una cosa fondamentale, eh? L'entropia aumenta sempre, quindi male che vada, finisce sempre bene. Grazie. Professore, sì. Una domanda riguardo al discorso di prima. Se un computer non può governare il mondo perché non ha né perché non ha né coscienza né consapevolezza di sé, perfetto, però noi oggi siamo governati da persone che palesemente non hanno né coscienza né consapevolezza. Sì, 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 c'è un errore nella domanda. Sì, sì, ho capito perfettamente. Non è vero che il computer non può governare il mondo. Il computer può governare il mondo e lo governa solo se a specchio noi non abbiamo coscienza come il computer. Perché se nell'istante noi abbiamo coscienza, al computer glielo impediamo di governare il mondo. Quindi la colpa è sempre nostra, colpa tra virgolette. Cioè, io non è che mi posso lamentare del governo che ho. Il governo che ho, ce l'ho voluto io lì. Cioè, sì, capisco, però noi non abbiamo una scelta vera. Cioè la scelta che ci danno di un governo è una scelta finta, futile. Allora, sulla scelta c'è una cosa bellissima. Noi viviamo in un mondo che non è duale, ma ci appare duale perché noi crediamo che lo sia. Quindi quando noi andiamo a votare, votiamo o a destra o a sinistra e ti dicono, vedi, questa è la democrazia, puoi fare quello che vuoi. Invece o voti a destra o voti a sinistra, voti sempre per la massoneria, che dà i soldi sia a destra che a sinistra, così vince sempre. Ma questo lo sa sia la destra che la sinistra. Tanto è vero che chi vince, di solito si sa chi vince, ma questa volta vince Tizio. Chi sa di perdere dice, guardate che furbizia, mi raccomando, andate a votare, la cosa importante non è che votate per noi, ma facciate un esempio di democrazia, votate comunque. Perché? Perché anche se vincono gli altri vuol dire che tu hai riconfermato l'opposizione. Invece se tu non vai a votare a nessuno, vanno a casa tutti. C'è un po' questa storia io sono 40 anni che non voto più, te lo dico subito, della riduzione dei parlamentari, no? Esatto. C'è questa storia della riduzione dei parlamentari. Allora, ci sono delle motivazioni che alcuni ti dicono va fatta, non va fatta. Se voi analizzate le due posizioni si unificano per un unico scopo.
sia chi dice che va fatta la riduzione, sia chi dice che non va fatta la riduzione, se ne fottono degli italiani, ma gli serve solo a se stessi. Allora, c'è un motivo fondamentale per cui sostanzialmente in realtà forse varrebbe la pena di ridurre i parlamentari, perché intanto ne hai mandati a casa un po' e poi dopo mandi a casa anche quegli altri, no? Perché potrebbe essere un'idea, non dico che sia risolutiva, perché vedete, c'è chi dice che togliere un certo numero di parlamentari è pericoloso, perché dopo il potere riuscirà a governare meglio perché governerà su pochi, no? Sostanzialmente ha ragione. Il problema non è avere tanti parlamentari o avere pochi parlamentari, il vero problema è un altro. Tanti parlamentari o pochi parlamentari. Il vero problema è un altro. Il vero problema sarebbe avere delle persone oneste. È questo il vero problema che nessuno dice. Cioè, l'80% dei parlamentari ha dei processi giudiziari in corso. Mi sembrano tantini. No? Cioè, è vero che si risparmia poco, un caffè al giorno, ma si comincia anche da un caffè. E intanto ne mandi a casa un po'. E poi magari fra qualche mese succede qualche miracolo che ne mandiamo a casa qualcun altro. Ma il problema è che noi non dobbiamo fare quello che dicono i nostri governanti, perché i nostri governanti non ci rappresentano più. Quindi se io dico, faccio quello che vuole Conte, faccio una cosa che è quella che vuole Conte, ma è quella che voglio io? Se non è quella che voglio io, non la devo fare. È così semplice. Cioè, il potere si ferma di fronte a un simbolo. No. Gli dici no. Lo fai? No. E sai, quando ci sono una città, uno stadio, 300.000 persone, tutte in piazza, che ti dicono no, non lo facciamo, non lo faremo mai. In questo caso potrebbe essere il vaccino. Io? Ma perché devo fare il vaccino? Qual è il motivo fondamentale per cui devo farmi iniettare da Bill Gates una porcheria nel mio sangue? Io non lo voglio fare. Oppure mi fai vedere esattamente che quel vaccino mi fa bene. Perché se me lo fai vedere magari mi convinci anche. Me l'hai fatto vedere? No. E allora non lo faccio. Qualcuno ti ha chiesto se volevi il 5G? Ora ti lamenti del 5G, ma perché non ti sei lamentato del 4G, del 3G, del 2G? Cioè, il problema è lo stesso, perché poi alla fine uno passa la giornata, 25 ore al giorno, a guardarsi sul telefonino i filmati di YouTube. Chi se ne frega? Non è meglio fare una bella meditazione? Oppure, non è meglio guardarsi il filmato su YouTube a 1G, che ci metterai di più? Ma almeno pensi a quello che stai facendo durante la giornata. Cioè, noi dobbiamo governare la tecnologia, non è la tecnologia che deve governare noi. Sono furbissimi in questo senso. Scusa, che fai? Non ti compri il telefonino a 5G? Ma i tuoi amici ce l'hanno già tutti, perché loro valgono. Loro valgono e io non valgo una sega, ma mi tengo il telefonino del 51. Chi se ne frega, capito? Allora, te capisci che il mondo fa come la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è stata bravissima nel fare questo. La Chiesa Cattolica è stata la prima commerciante del mondo. Ti ha detto ad Adamo, gli ha detto: guarda che te c'hai un problema, io te lo risolvo, te sei solo, poverino, butta a noi, aspetta che... Vuoi che ti risolva il problema? Te lo risolvo io. Ti compro una costola, te la tolgo, te la faccio diventare una femmina, ecco, guarda, ti ho risolto il problema. Cos'è successo? Hai tolto un pezzo da Adamo e l'hai separato, l'hai diviso in due. Prima sì che era unico Adamo, dopo che sono due è diventato solo. E tra solo e unico c'è una bella differenza. Cosa fa la ditta che ti vende il telefonino? Che fai, non c'hai il telefonino? Te crei il bisogno del telefonino. Porca puttana, è vero, non c'ho il telefonino, e ora come faccio? Porca puttana, ma ci sono io che ti preparo, che ti vendo, che ti costruisco il telefonino. Pensa, te lo faccio pagare solamente $4.500 invece di $4.555.
non sei contento. E te gli dici, sì, sono contento, padrone. E sei fregato. Come la Chiesa Cattolica. T'ha creato prima il bisogno e poi t'ha venduto il prodotto. Noi siamo fatti così. L'eco bonus come lo vedi lei? Questo è l'eco bonus migliore. Sempre la parola eco. Ma quello è cattolico. No, cioè, io non capisco, queste cose si possono risolvere, si risolvono, io ci ho scritto un libro una volta, c'è un capitolo, parla dei soldi, ci sono delle cose fondamentali, i soldi sono qualcosa che separano, perché aumentano la discrepanza tra ricchi e poveri, quindi siccome l'entropia si collega alla simmetria, la simmetria deve aumentare sempre, quindi non ci possono più essere discrepanze tra ricchi e poveri. Allora tutti devono avere le stesse risorse. L'unico modo per avere le stesse risorse è togliere i soldi. Fine. Agnelli guadagna come me, cioè guadagna. Ha la stessa capacità di spendere, come si dice, benefit che me, che un altro, che tutti prendono lo stesso stipendio, tutti, anche quelli che non lavorano. Pensate che meraviglia, mandare a casa il 50% dei vostri colleghi di lavoro che non ha mai fatto un cazzo in vita sua. Almeno sta a casa e ne rompe i coglioni. Noi gli diamo lo stipendio e stanno a casa. Solo che loro poi, quando ci sarà da votare, non vanno a votare, perché loro non hanno diritto di votare. Chi lavora ha diritto di votare. E sarebbero tutti contenti. Tutti contenti. Chi non ha voglia di lavorare tanto non lavorerà mai. Chi ha voglia di lavorare e va a fare un lavoro che gli piace, che ti rende più di tutti quegli altri. È inutile impiegare tutti. Nel mondo felice ci sono pochi che lavorano, quelli che considerano il lavoro un divertimento. Senza soldi. Non è meraviglioso? Ovviamente per arrivare a senza soldi bisogna purtroppo passare per una cosa pericolosissima, che è la moneta elettronica. Ma la moneta elettronica non è quella che ti dicono ora, secondo me. La moneta elettronica è il tentativo di farti perdere il gusto di avere. Ma dopo il governo ti controlla. E chi cazzo se ne frega che il governo mi controlla? Ma se sei andato a puttane dopo lo sanno. E lo sappiano. Cioè, perché io devo nascondere qualcosa? Ho qualcosa da nascondere io? La entropia è fatta in modo tale che se te sei consapevole e cosciente di te, non devi nascondere nulla, perché nascondere vuol dire una bugia. Una bugia è uno sbarramento, una barriera. Non c'è motivo di dire bugie. E soprattutto, in uno stato che sei te, non c'è nessuno che ti controllerà, perché tu controlli te stesso. Perché? Nello stato che sei te, in uno stato in cui i parlamentari... per essere eletti devono avere almeno, devono lavorare, devono essere dei lavoratori, e devono essere dei lavoratori tali che non guadagnano tanti soldi, che non guadagnano soldi perché i soldi poi non ci sono più, ma devono lavorare. Cioè non puoi avere un 600 parlamentari che nella loro vita non hanno mai lavorato. D'Alema, uno che mi viene in mente così. Casini, che l'ho rivisto in televisione l'altro giorno, sindaco PD a Bologna. Ma come? Non era di quegli altri. Lui, se Casini è troppo bello, il vero democratico cristiano. Democratico cristiano ha una caratteristica fondamentale. Come ti piglia bene per il culo lui non esiste. Fondamentale. Napolitano, 67 anni. Sì, insomma, tutti questi personaggi che noi conosciamo, e ne conosciamo tutte le magagne politiche, i cambiamenti di barriera, di cose, cioè, non, come si fa? Sapete, si diceva una volta, bisogna votare tappandosi il naso. Cazzo, sono 40 anni che mi tappo il naso. Cioè, ormai sono asfittico, non respiro più. No, non si può più, perché sennò vincono i cattivi. Bisogna andare a votare, sennò vincono i cattivi. Ah, hanno già vinto i cattivi! Semmai devi togliere da lì, e per togliere da lì prima devi avere una proposta di nuovo modus pensandi, cioè il parlamentare è qualcuno che fa i suoi interessi, che sono gli interessi del popolo, no i suoi interessi che non sono quelli del popolo.
e non c'è niente da fare. Quindi il parlamentare non deve essere pagato, il lavoro del parlamentare deve essere gratis. Te facevi il macellaio, vai a fare il parlamentare, prenderai lo stipendio che prendevi prima, di macellaio. Che problema c'è? Che poi sarà lo stipendio della routine, che poi sarà lo stipendio, quindi prenderanno tutti lo stesso stipendio. Più democrazia di così. La democrazia è una cosa che non esiste, ma non in Italia, nel mondo. Ti pare che esista la democrazia in Italia? Allora perché fanno la TAV contro la volontà del popolo? Il popolo vuole il 5G, l'ha interrogato? No, perché non lo fanno il 5G? Io mica che sono contro il 5G, però discutiamone. Hanno voluto discutere con te, con il popolo? No. E questa sarebbe la democrazia? Quindi noi non siamo in democrazia, siamo in, siccome la democrazia c'è la monarchia, c'è la monarchia no, e allora c'è un'altra cosa che si chiama dittatura. Un'altra cosa non c'è, non l'hanno ancora inventata, oh, e c'è poco da fare, è così. Quindi bisogna rendersene conto, quando è che ci siamo resi conto che non eravamo in democrazia? Prima facevamo le cose che voleva il governo, però credevamo che fossero le cose che vogliamo noi, che volevamo noi, e non ce ne accorgevamo. Ora che è arrivato il coronavirus, che il governo vuole che noi facciamo delle cose, ma noi ne vogliamo fare delle altre, ci accorgiamo che il governo ce lo impedisce. E allora vedi che non siamo in democrazia. Il coronavirus è servito all'acquisire la consapevolezza che la democrazia in Italia non esiste. Ma non solo che non esiste, non è mai esistita. Perché il governo ha fatto sempre quello che cazzo voleva. Perché l'Italia è stata fondata dalla massoneria. Questo va ricordato. La Santa Ecclesia ha nel Papa di ora e nel Papa di prima, sostanzialmente, soprattutto in quello di ora, un valido sostenitore. Ma non è che lo dico io, l'ha detto il gran maestro della loggia massonica di Piazza del Gesù. Finalmente abbiamo un Papa dalla nostra parte. Ho detto io, cioè, questo mi fa pensare, cioè, c'è un problema. Eppure il gesuita. Sì, è gesuita, cioè, gesuita. Perché credete che Conte, sapete che Conte ha fatto la scuola, mi risulta, non vorrei errare, ma ha fatto la stessa scuola di gesuiti di Andreotti Giulio. Vedi, il tempo è circolare, sempre in quel posto la pigliamo. Allora, ragazzi, buonanotte, grazie della vostra pazienza. Prego. Salve, sono Paolo Vegliò, sono regista, sì, della serie Elohim. Sì. Sono venuto.